Successo. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova puntata. Non hai acceso la Lupus. Stretta di Lupus. Girge in bagno, c'è Girge ragazzi, benvenuti a tutti. Sta arrivando anche un'altra persona. Eccola, ciao, non siamo sette, siamo nove più un master. Eccolo, è arrivata Giorgia e anche Honey. Ci siamo. Ovvero la cugina di Gianluca con lo stesso cognome. No, allora, quella è la diva del tubo. Ci ha abbandonato lo stream deck. Andiamo, ma bene. Non è un problema, perché siamo pronti per una nuova puntata del gioco della risata. E vai, divertimento a volontà. Non questa sera l'ora. Oggi a 100 sub, gioco della risata. Sì. Decido io. Ok. Quindi top. Ciao. Anzi, no, no, poi uno. Poi ciao. Ciao. Dura tanto il gioco della risata. Il gioco della risata è potenzialmente ciao. Infinito. Quindi. Dato che dura poco, ci cavalieri. Saranno almeno tre partite del gioco della risata. Minimo tre partite, minimo proprio. Minimo tre partite. Ottimo. Con 100 sub. Ok, va bene, questa 200, cosa... ne famo 6. Grazie, Italy. Ok, come al solito, così. 100 sub per il terzo round. Deciderete voi, democraticamente, tra gioco della risata, Lupus, Avalon o adunanza dei grigi. O dei malvagi, che dir si voglia. No, dei grigi. Adunanza. No. Non l'hai portato? Vabbè, non fa niente. Mi sono scordato. Tra Avalon e Lupus, il gioco della risata. Ma forse l'hai fatto appositamente per diminuire la scelta. Ragazzi, no, non è assolutamente vero questa cosa. Va bene, va bene. Allora, Carlotta. Sparisce pure Avalon. Sparisce pure Avalon. Pure Lupus. Abbiamo quattro mazzi spariti così. Ultima live prima della partenza. Ovviamente Master Dodubi è già in postazione, carrellata velocissima. Meriador, Livio, Onei, Sergio con un nuovo taglio particolare e una barbetta un po' incolta. Mix, Girge, il sottoscritto, Alex Mucci e Mr. Flame, così ti chiamavano un tempo. Mannaggia. E complimenti. Vabbè, è un'altra persona, possiamo dire. Sì, è un altro essere. Gianluca Miele, va bene. Gianluca Onei. Sì, sono Gianluca Onei. Gianluca Onei, va bene. Perfetto, grazie mille per le sub. Parola detto, al mister. Allora, oggi che ruoli sono? Lupi, Insinuo, Cavaliere modificato, Veggente e Giustiziere. Allora, l'Insinuo è la carta dell'Insinuo. Quindi, vedere. Attenzione. Grazie, Kedama. Bellissimo, guarda. Sì, bello. Sì, Kedama è un grande fan. Eccolo. Giustiziere. Top. Mancava da un po'. Dudubier Veggente. Bellissimo. Okay. Bellissimo. Lady Oscar Cavaliere. Ok. Ok. Sono io Lady Oscar. E basta, beh, gli altri li conoscete. Va bene, scusa, spiegando velocissimamente i ruoli. La carta del villico è la carta più bella. La carta villico, è vero, è bellissima. Facciamola vedere bella, che è importante. Scusa, è importante la carta del villico. Villico. Grazie, villico. Ho sborrato. Ho sborrato, grazie Scillato. Peccato, non grazie, c'ho più sabbe, ragazzi, dai, effettivamente pompate, la più pompate. Bella, sono d'accordo, soprattutto per il soggetto. Allora, il cavaliere... È cangiante. Normale o cangiante? Cangiante? Il cavaliere sarà cangiante, quindi per rispiegarlo un po' a tutto il pubblico e ai presenti, deve difendere una persona diversa a notte, può difendere anche se stesso, ma mai la stessa persona per due volte di fila, attenzione. Abbiamo il giustiziere, ha solo un colpo da sparare per tutta la partita, indica una persona, quella persona muore. Poi vinci abbiamo coi villici, ovviamente. Sì, ovviamente. Vinci coi villici, vinci con i villici. E abbiamo il veggente come al solito, quindi di notte indica una persona, Simone gli dice se è un lupo oppure se non è un lupo. L'insinuo conta come lupo? L'insinuo non conta come lupo, ma l'insinuo
sarà il primo, insino. Sarà il primo ad aprire gli occhi a notte, perché insino una persona e quella persona dal veggente viene vista come il lupo. Esatto. Per quel turno. E l'insino non viene visto come il lupo. E l'insino non viene visto come il lupo, ma vince insieme. E si lupo, guarda sì, con i lupi, quindi. Esatto, esatto. Quando si guarda, facciamo la prima notte, diciamo, di chiamata. Sì. Si guarderà l'insino. Poi al secondo round aggiungiamo un nuovo ruolo. Sì, secondo round un nuovo ruolo consigliato da voi. Dai, bene, dai, ci siamo, è tutto pronto. Parlare, un saluto anche a Marco che non ha il microfono, ma vi saluta. Vi saluta in chat. Grazie. Eccolo. Grazie, no. Perfetto, distribuzione delle carte. Attenzione, momento molto teso. Sergio, passami una bella carta qui, eh. Che oggi mi gioco tutto dall'account secondario. Le bet, ragazzi, arrivano di notte. Nel momento in cui vedete i ruoli. Vabbè, ne devo vedere. Quale vuoi? Non lo so. Perché Livio prima mi ha detto quella cosa e mi ha confuso. Ottimo. Sirge. In realtà Sirge. No. Grazie. Sergio, che è Grazie, Sirge, grazie Sirge per questa carta molto potente. Mi scusi signore, mi viene un po' da vomitare perché penso a lei senza mutande che si pulisce il culo dopo aver cacato e che per farlo usa tutti questi chilometri di carta igienica. Devo ammettere che la cosa mi fa un po' impressione. Per piacere, si può allontanare? Bellissimo. Ed è notte. Sicuro non era Maggi però. Ok. Bella, bella, brava. Che i lupi aprano gli occhi. Ok. Che l'insinuo avrà gli occhi insieme ai lupi, giusto? Ok. Che l'insinuo si guardi con i lupi, perfetto. Chiudono tutti gli occhi. Che il cavaliere modificato avrà gli occhi, perfetto, che li chiuda. Che il veggente avrà gli occhi. Perfetto, che li chiuda. E ultimo, ma non ultimo, il giustiziere che avrà gli occhi. E che li chiuda. Ed è giorno! Via la chat, la chat, via, 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 via. Ciao. Mi è passata una bellissima carta, Sir. Sì, uh-huh. Sono contento. Quindi tu ti fiderai di me per questo durante la partita? No. No. Peccato. Sento un rumore del cazzo. Però. Io ci provo ogni volta. No, magari ci cascano. Ok. Vabbè. Vabbè. Gianluca, ti vedo un po' scazzato. Mi sa che c'è proprio una carta da villico. Stai proprio come per dire, vabbè. Non lo so, zi, boh, che te devo dire. Io sono un po' carico perché da tanto che non gioco a Lupus. Cioè, sta una settimana, però è un tempo abbastanza dilatato. Esatto, esatto. Vabbè, sì, una settimana vabbè, di questa era, è da tanto che non giochi il lupo, vorresti il dire. Il lupo non da tantissimo, in realtà. Cioè, vanno di pari passo. Ok. No, forse no, non mi ricordo. Però vabbè, anche quello sì. Vabbè, dai, primo round è così, dei convenevoli. Si va alla notte, che tutti riposino, chiudino gli occhi, ragazzi. Non si è parlato molto nell'agorà di questo villaggio. Se ne è subito a dormire, tutti stanchi, forse da una serata. Reduci da una serata. Allora, che i lupi aprano gli occhi e decidano la loro prima vittima. Chiudano gli occhi. Che l'insinuo apra gli occhi e mi dica chi vuole insinuare. Chiuda gli occhi. Che il cavaliere modificato scelga la sua mossa. Perfetto, che chiuda gli occhi. Che il veggente apra gli occhi e indichi. Chiuda gli occhi. Che il giustiziere apra gli occhi e decida il destino di qualcuno. Perfetto. Ed è giorno. Ci lascia il compianto CEO Gianluca. Sì, ho tirato. Greve. Max. Max.
Vai, dai, di qualcosa Manx, che cercate, mettemi in mezzo adesso, Olivia, dai. Di che sarò stato io, perché nel 15-18 ho fatto scoppiare pure la prima guerra mondiale, indi per cui è successo così. Hai fatto così. Scoppiare la prima guerra mondiale? No. Sei pazzo? Non mi chiamo Salandra, non mi chiamo Salandra. Vabbè. Dai, di le tue stronzatine. Sono un po' stanco. Perché secondo me sto troppo tempo insieme a te. Mi stai attaccando alla pigrizia. Quindi potrebbe essere che Livio è il lupo. Perché è l'unico attivo. Siamo tutti scoglionati. È attivo, è lupo. Sei lupo. No, io pure sto bello carico. Però cioè, io ho dato per scontato l'immunità, che poi è sempre l'immunità una stronzata. Però le classiche cazzate da meta che diciamo. Cioè, vabbè, però voi due c'era un'altra volta. Come? Voi due siete morti, effettivamente. No, infatti. Boh, non lo so. Però... allora, sicuro non è Alex, perché per lei non valgono queste regole. Anzi, poi sarebbe stato facilissimo, proprio boom, così. Ma che cazzo vuoi? Mamma mia, lasciamo perdere. Vabbè, Girge, dica. Pure Sergio, parlate un po'. Girge. Guarda indifferita. Io... Bentornata, Girge, la prima volta che ci giochiamo insieme. È vero, perché la scorsa settimana... Io ero negli Emirati. Che dire, ragazzi? Negli Emirati. Non lo so, mi sento un po' assente anch'io questa sera. Devo cercare un attimo di trovare il focus e poi sarò più presente, ve lo prometto. Se non muoio questa notte. Ma che si è fumata un po' di bubulus? No, giuro. Devo trovare il focus. No, io credo a te, perché questo outfit suggerisce una cosa simile. Era quel, il trucco era quello. Eh sì. Vabbè. Oney, ci dica, Mick ad Oney. Tanto come stai? Tutto bene? Io sto molto bene, un po' stanca anche io. Va bene, questa è una stanchezza generale, sì, però. Sì, sì, è un po' delusa perché questa partita aspetto solo la morte, non è che posso fare altro. Addirittura. Vabbè, ma andiamo un verso un ottimo alibi, un ottimo alibi. Poter uccidere. Mi sarei divertita, però non posso. Vi guardo e cercherò di capire qualcosa, non posso fare altro. È un po' inquietante. No, io in realtà sì. No, io in realtà sono abbastanza fomentato, devo ammettere. Cioè, mi sento un po' il professor Layton. Sono pronto a investigare professor su questa scena del crimine. Sì, sì. Dai. Io posso un attimo spezzare la lancia a favore del ruolo di Livio, nel senso del villico. Cioè, sì. Comunque sia, pure se siete villici, dai cazzo. Cioè, ma è figo! È per quello che sono così emozionato. È bellissimo fare il villico. Cioè, è importante. Il problema è proprio che c'è Livio su quella carta. È quello che te ne potenzia. Quello che ci angoscia così. Allora, quelli che non hanno detto di essere stanchi, quindi non sono villici. Ma sai che è? Quindi io, Sergio, basta, tipo Livio, e Livio che è il lupo palese. Che stavo a dire? Che è bello essere villico, perché non ti senti le responsabilità e quindi vivi tutto un po' più chill, no? Esatto. Sì, io per assurdo gioco molto più aggressivo quando sono villico, cioè mi espongo perché ho meno da perdere come ruolo, cioè nel senso posso rischiare. Adesso dillo con meno egomania. Ok, va bene, ok. No, ma in realtà è giusto, perché da una parte è più facile non dover mascherare un ruolo. Sì. Cioè, se sei cattivo o se hai un ruolo importante, ti senti la responsabilità di quel ruolo e quindi sei meno portato a fare uscite pesanti. Da villico. A meno che tu non sia Livio. Ah, Livio, infatti, è un goat. Una cosa la devo dire, seria. Già ho ripreso il focus. Vai. Allora, non dobbiamo sottovalutare l'uccisione di Gianluca, perché vedete, magari Marra, Alex non sono stati uccisi, pure meglio. Perché essendoci l'insinuo, è una buona tattica dai lupi. Per i lupi, in realtà, uccidere qualcuno non troppo sospettabile, perché tanto magari uno di quelli un po' più guardati sempre le prime notti verrà insinuato. Quindi non è da sottovalutare anche questo aspetto, di lasciare in vita quelli più scontati in modo da farli sembrare lupi. Allora, io sono d'accordo con te, però devo dire che Gianluca insinuato è, secondo me, è molto buono. Cioè, dicendo il contrario. No, però io dico che da lupo forse Gianluca moderei, perché Gianluca una cazzata la fa per il meme. È vero, anche se è buono. E se tu poi lo insinui, la gente ci casca proprio con tutte però le scarpe. Però è vero che solitamente quando è buono nella sua difesa è abbastanza credibile. Io penso che cioè nel senso che se infervora a tal esatto, punto che cioè te lo manifesta il fatto che forse sto a fare una cazzata ma sono buono, voglio perdere. Quindi non lo so, però sì, sono entrambe valide. Vabbè, dai, votiamo. Si va alle votazioni. Si parte di rito da questo divano da Meliadors. E Max.
Livio per una prima volta è d'accordo con te. Guarda Max, io ti voglio così tanto bene che voterò Meliador. No. Perché... Meliador? Ok. Marra. Ok. Livio. Mannaggia la puttana. Tutti a uno. Voto Sergio. Dai, mi date sta vada da bollente. Sta per succedere, sta per succedere. Voterei una a caso solo per non le responsabilità, bro. Sta per succedere. Livio. Gianlu. Livio. Ma Livio. Ho detto sta per succedere, sta per succedere. Andiamo tutti al ballottaggio e finiamo la partita. Tutti a uno. Livio. Cazzo, ma io volevo votare Livio. A quanto sta già Livio? Tre, poi uno Meliador, uno Sergio, uno Max e uno Marra. Lei. Marra. Io ho un voto. Quelli più carichi. Dai Marra, Sono fomentatissimo. In realtà ho sbagliato. Pensavo avessi un voto. Infatti stavo pensando se votare o Max o Sergio. Vabbè, non volevo trovarmi in questa condizione, però non sono comunque il lupo. Cioè, per me eri il più sospetto da come giochi. Io però pure ti avrei mandato votato. Ti avrei mandato al ballottaggio con gli altri miei due sospettati, sinceramente. Però che cazzo devo fare? Ma io pure ho sbagliato, mi sarei, io, è un errore mio. Io pure mi sarei votato perché ho parlato troppo. Per come è andata la partita. Però sono un villico. Sono un villico. Sono sacrificabile. E se non c'è i ruoli, scegliete voi. Per tu il momento, che sei? Non me voglio esporre adesso, seriamente. Se facciamo un altro giro, ci può stare. No? Se facciamo un altro giro, lo posso dire. Hai un ruolo? Sì, no? Ho un ruolo. Ok. In realtà col cavaliere cangiante, secondo me, nel momento in cui dici che è un ruolo, puoi dire pure che ruolo hai. Ragionevole. Quindi lo puoi dire. Allora. Sì, tranne nel caso in cui lui è il cavaliere cangiante. Votiamo, raga. Tu devi sta proprio zitto. Coglione. Vabbè, cazzo. È anche una buona tecnica da lupo. Palese questo, lupo. Però vabbè. Così. Votate Max dopo. Vabbè, dai, ok. Votate, ragazzi. Da chi è rimasto vivo dall'altro senso, quindi da Alex. Livio. Viene giustiziato all'unanimità Livio. Perfetto. Tutti a dormire. No, Livio, non ti curar di loro. Perfetto. Che aprano gli occhi i lupi. Mi stavo a confondere. I lupi e decidano la loro prossima vittima. Che chiudano gli occhi. Ah, sì, Alex, puoi fare un rutto. Hai appena mangiato, quindi la tua preda. Che l'insinuo apra gli occhi e indichi l'insinuato. Che chiuda gli occhi. Che il cavaliere modificato apra gli occhi e decida chi proteggere. Che chiuda gli occhi. Che il veggente apra gli occhi e decida chi veggentare. Perfetto, chiuda gli occhi. Che il giustiziere apra gli occhi e decida se. Perfetto, che chiuda gli occhi e li riaprono tutti. È giorno! Ci lascia Honey. Ragazzi, faccio coming out. Vai. Non ho ruolo. Sono un villico ed ho cittato perché non volevo morire nel confronto con Livio. Perché secondo me era palese lupo. E comunque la sua era una tecnica per tirar fuori il ruolo. E non volevo che vi influenzasse.
Ottimo lavoro. Voglio giocare, cioè, Non voglio perdere. Allora, da giocare. Un lato sì, cioè se siete entrambi villici. Vi spiego com'è. Fatemi io spiegare. Non avrei mai votato Livio. No, ma tanto non avrebbe senso fare questo coming out in caso contrario. A quel punto fegavo un ruolo, però avrei fegato un ruolo anche adesso. Il fatto è che ero abbastanza sicuro di Livio come cattivo e non volevo che quello scambio portasse voi a votarmi così. Come vedi, ah sì, ok, non ha detto il ruolo, dice che è villico, quindi lo voto. Le classiche cose stupide che nulla c'entrano con la partita. Essendo villico, e voglio cercare di portare avanti questa battaglia contro i lupi, non mi andava di morire, anche perché Livio era il mio primo sospetto, tra l'altro. E la cosa dell'errore invece era vera. Non avrei votato Livio, solo che pensavo stesse a uno. Vabbè, io cioè, tra un villico e l'altro non mi sento profondamente tradito. Comunque era un 50 e 50, dovevamo scegliere, diciamo, liberamente. No, però io, una cosa buono, mi fa riflettere. Sono certo... Secondo te Livio era un villico? Non lo so cos'era Livio, sinceramente. Poteva essere un villico. Io so chi sono, quindi tu dico sei, nel sei, dubbio. Però lo preferisco. Sai chi sei. Questa perché io non ho sentito nessuno votare te. Come no? Sì, sì, mi ha votato lei che è morta stanotte, tra l'altro. Ok. Gianluca. Anche Gianluca. No, perché c'era un'osservazione importante da fare, senza... se fai un ruolo. Gianluca mi ha votato. Allora, Gianluca mi ha votato senza informazioni, Gianluca. Okay. Tranne nel caso in cui sì, allora se Gianluca è il veggente, mi ha visto, ma c'è l'insinuo pure. Quindi è molto difficile che la prima notte mi guarda, mi becca lupo. E vabbè, l'insinuo mi punta, che ci può stare in realtà, ci potrebbe stare. Lei mi ha votato ed è morta stanotte, tra l'altro. Mm. Quindi tornerebbe... No, però io ho capito quello che dice Sergio. Ho capito quello il dice cavaliere? Sergio. Se tu hai fegato cavaliere? No. E quindi... No, però aspetta, questo però... No, lei non mi ha votato al ballottaggio, attenzione. È quello il problema. Se tu dici no, non è vero, non sono un cavaliere, sono un villico. Il vero cavaliere. Perché non ti ha votato? Allora, che sta a fare? Allora... Eviterei di dirlo per altri motivi, però vabbè, sì, ho capito. Okay, no, vabbè. Due opzioni. O il vero cavaliere è molto molto bravo. No, vabbè, oppure non ha capito bene la situazione, nel dubbio ha detto mi tengo un turno in più, oppure era Gianluca. Però io mi concentrerei su un'altra cosa. Allora io sono onesto, secondo me tra i due, se mai siete entrambi villici, io avrei sempre buttato fuori Marra. Cioè, non so perché, ma io ero... Cioè, ok, voi eravate tutti convinti che Livio fosse cattivo, però io no. Cioè, a me sembrava buono Livio. Quindi io, il mio voto, io l'ho votato a Marra. Poi, quando ha detto c'ha il ruolo, ho detto, vabbè, allora voto Livio. Però, è vero pure che un cattivo che, diciamo, la passa franca con la storia del c'ha un ruolo, perché nessuno lo vota al ballottaggio, forse continua a fegare. Quindi il fatto che lui abbia detto... No, non è vero, raga, sono un villico, nonostante nessuno l'abbia accusato del ruolo. No, esatto, neanche di... Forse è vero che anche lui è buono. Quindi avrei potuto giocare la carta. No, ma hanno insinuato. Tipo adesso esce fuori il veggente Marra Lupo, per dire, no? Io hanno insinuato. Vabbè, ok, sì, in realtà... certo, questa sì, però cioè, nel senso diciamo che hai negato il tuo ruolo senza pressione, che rende la cosa un po' più verosimile. Comunque mi è venuto in mente pure che magari al ballottaggio uno non vota Marra nonostante sa di essere il cavaliere, per non essere palese, non essere ammazzato, sì, la notte, sì, sì, no, cioè infatti... dici ok, Marra sta a fegasto ruolo, ma voto comunque Livio per andare. No, no, ma infatti io mi sto sotto... concentrando sulla cosa opposta, cioè su quello che pensa, certo. Marra, no, su quello che pensa. Ma secondo me Marra è buono anche per come sta giocando, cioè io non ho sospetti su di lui. No, no, però io prima, io il turno prima in realtà avrei salvato Livio, cioè nel senso io ero più su Livio buono che su Marra buono. Cioè magari sono tutte e due buone. Vabbè, basta, sarebbe stato sicuramente meglio un ballottaggio con più persone. Ma io, conoscendo però... Davide, so che vuole giocare, quindi... Cioè, nel senso, forse l'avrei fatto anch'io come ha fatto lui. Ah, vabbè, sì. Nel senso, sì, tutti vogliono giocare, ci sta. Tra l'altro, una nuova giocata questa, eh? Questa è sì, è vero. Un nuovo piccolo livello, trick. Un nuovo... No, però no, c'era... Fatto, è vero, è vero. Gianluca ogni tanto lo fa. Gianluca ogni tanto lo fa. È il vero Goat, sì, Gianluca. Sì, sì, è vero, è vero. Gianluca è il cavaliere, poi il veggente. Quindi stiamo dando per buono adesso... cioè, nella mia idea Francesca era il cavaliere a questo punto. Però attenzione, lei mi ha votato prima del... Però... E non ha riconfermato dopo. Ha confermato Livio, quindi non credo. Cioè lei mi ha votato, no, ballottaggio... Però non ha avuto opportunità di parlare adesso. Magari voleva questo turno dire no, non è vero, lui non è il cavaliere. Però perché non mi voti? Cioè a quel punto conferma il voto, capito? Anche se non poi non muoio morì, forse. Non lo so. Ma anche se non muoio, conferma il voto.
più che altro come avrebbero fatto i lupi a sgamare che era proprio lei il cavaliere tra tutti. Ovviamente. Cioè, no, proprio... se più che altro sai che questo discorso potrebbe valere per chiunque muore la notte. Cioè, potrei essere io che non ho no, è perché per parlare. Io do per scontato che quelli che siamo vivi non c'è un cavaliere. Dici che lei l'ha votato, l'ha votato nella prima cosa. Sì. Okay. Chiamo un attimo Max che non ha parlato, poi votiamo. No, ragazzi, io in realtà. Livio non l'avrei votato, nemmeno io. Avrei votato Davide. Poi ho visto l'unanimità e mi sono mosso. La giocata di Davide sembra da buono, però Davide è molto bravo, quindi potrebbe aver pure fatto. No, non ti rispondo perché sennò ho paura che t'accanisci su di me. Però dicevo, se no ti avrei risposto. No, e. Grazie, Mr. Wolf. Risolve problemi nostri economici. Allora, in realtà, io sono molto silenzioso perché ve lo dico subito: io ho un ruolo. E vorrei. Allora, ci stanno troppe persone che sono troppe brave a fegare i ruoli e quindi sono un pochino in difficoltà. Mio istinto mi porta a pensare che uno dei cattivi potrebbe essere Meliodor, però è solamente una questione di istinto, nel senso a livello di ragionamenti e di struttura fino adesso sembrate tutti buonissimi, però istintivamente io ho un qualcosa verso Meliodor, poi magari ho sbagliato. No, però c'è una cosa più importante, nel senso, visto che abbiamo fatto un po' tanti discorsi sul cavaliere, non sono il cavaliere. No, dico, secondo me se hai un ruolo con un'informazione. Non ho un ruolo con un'informazione. Certo, perché stiamo andando pericolosamente avanti. Ok, va bene. Senza avere una direzione. No, è perché adesso chi dice che ha un ruolo rischia di morire se il cavaliere effettivamente. Allora facciamo così: io sono il giustiziere. Ok. Se adesso abbiamo dei dubbi, vogliamo fare una strategia di gruppo, io sparo a qualcuno. Me lo dite subito. Va bene. Voi mi dite e io sparo. Sono uscito fuori perché. Altrimenti c'era una fase. Il problema è una fase troppo di stallo. No, ma in realtà perché per me è una cosa positiva, perché io non ho votato perché eri l'unico che non parlava mai. Allora, no, vi dico le motivazioni del perché ho deciso di uscire poi. Perché l'unico ruolo che poteva essere uscito era Davide, che ha detto che non ce l'ha. Nessun ruolo sta uscendo. È tutto in fase di stallo. Io invece vi dico: se voi adesso ci avete in mente qualcuno da uccidere, io magari muoio stasera. Diciamo sparo. Che tanto è confermato. Sparo. Lo vedremo stanotte. Quindi va benissimo. Vabbè. No, infatti, lascia. Che non andrà nel caso. Posso fare una domanda? Ma certo. Quindi pensiamo che ci sia ancora il veggente o il cavaliere? O hanno avuto talmente tanto culo da prenderli entrambi? Spero che uno dei due sia vivo. Beh, però, spero tanto. Però è meglio non approfondire troppo, esatto, perché esatto. Se dobbiamo se decidere rimane, dubbio. Quello che sta a destra. Ci siamo. Eccoci. F5. Piccolo crash goliardico. Che è la cosa di F5 di Maggi. Raga, stavamo in maratona. Stavamo in maratona, lagga OBS. Torna e Maggi stava alla tastiera. Livio fa: premete F5, premete F5. E Maggi scrive in chat: premete. E schiaccia F5 perché pensava che F5 avrebbe generato F5 nel messaggio. Ammazza, è più tech blind di me, immagino. È partito elicottero, cioè è stato un momento incredibile. Bellissimo. Ok, quindi partiamo da Gianluca. Geniale. Marra. Sergio. Ok. Giorgia. Meliodor. Voto anch'io Meliodor. Marra. Sergio. Vito. Sergio. Alex. Siamo due Meliodor, due uno Alex, due io, due Sergio, uno Giorgio. Giorgio. Ok. Ballottaggio Marra, Giorgia, Sergio e Meliodor. Siamo giusto? Un botto. Prego. Allora, voi due votate. Sì, in bocca al lupo. Allora,
In bocca al lupo, letteralmente. Vabbè, allora, vai. Ragazzi, dico una cosa velocissima. L'unica che mi sembra sospetta in questo momento è Giorgia, perché inizialmente ha detto: ah, io pure sono un po' stanchina. Essendo molto brava, lei secondo me era un po' per nascondere. L'unica cosa che mi viene in mente, Max è confermato buono. Pure Meriadon un po' me pozzecchia. E tra l'altro Alex, perché la conosco, però in effetti è strano che stia così nell'ombra. Quindi a ripensarci, forse prossimamente punterei su lei. Lo dico anche per il gruppo, dovessi morire. Sergio, boh, non lo so, forse è un villico zelante o forse è un insinuo. C'ho sto dubbio. Io sono buona. Sono una piccola villica innocente. Ma non è una... No, era per... sono d'accordo con Max che qualcosa mi dice che Meliodor non è buono. E... non so se è il fatto che stai ancora in gioco dopo il terzo round. Io onestamente credo che sta ancora in gioco perché c'è l'insino. Però sì, può essere. E siamo d'accordo su qualcos'altro. Questo. Che è un po' il motivo per cui ci siamo tutti quanti. Cioè, no, nel senso, infatti, io credo che un lupo molto sveglio abbia ammazzato Francesca per questo. Cioè, non credo che abbiano ammazzato Francesca per il cavaliere. Credo che abbiano ammazzato Francesca per non ammazzare uno di noi probabile lupo. Sì, no, vabbè, perché comunque sia, se l'insino deve acchiappare, cioè, insomma, acchiappa qua e ci sta. E, tra l'altro, poi bisogna vedere perché comunque sia, nessun veggente si è rivelato. Anche questo. Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque sia, io mi concentrerei su un'altra cosa. Siamo in quattro, quindi questa non sarà l'ultima votazione. Cioè, per chi deve votare, votate per far andare a una votazione successiva due persone. Ok, cioè, oddio, a meno che non siete d'accordo incredibilmente, votate entrambi lo stesso, però valutate che se votate due persone diverse, scegliete quello che se avete pare. Una certezza, votate. Però considerate il fatto che non posso confrontare con Max io. Ah no, vabbè, se voi volete, vabbè, vabbè, come quello lo che va, voglio come dire lo è lo che calcolate pure che Max sparerà, quindi comunque abbiamo una cosa a nostro favore. Tu vuoi dire qualcosa, Sergio? Hai un ruolo o qualcosa? Allora, io non ho un ruolo, innanzitutto, cioè questo ve lo dico tranquillamente, sono un villico e sono nel chilling perché sto giocando Professor Layton dall'inizio. La cosa mi esporrò adesso, perché come dicevamo prima abbiamo troppe poche info, cioè nessuno sta accusando nessuno, nessuno sta esponendo i propri dubbi, quindi intanto vi butto fuori i miei e poi vediamo se riusciamo a tirarne fuori qualcosa. Io vabbè, ho votato Marra, non perché ce l'ho con te. L'unica cosa che mi ha puzzato da inizio gioco un po'. Non c'è niente di personale, Sergio. No, figurati. E l'unica cosa che mi è tornata strana da inizio gioco è il modo in cui Meliodor ti ha un po' difeso all'inizio. Che lui l'ha messo. In realtà Meliodor è andato contro. No. All'inizio, quando ha detto sì, quando ha figato il ruolo, e poi in realtà è molto una cosa da buono. Vabbè, onestamente, all'inizio in realtà avevo sospettato molto di lui mi ha votato. Di Marra, sì. Cioè è solo il tuo ragionamento che mi ha aperto un'altra via. Cioè, quando tu hai parlato del fatto che il cavaliere avrebbe dovuto votare Marra, a me, io non mi sono concentrato tanto sul fatto che il cavaliere o non il cavaliere, ma quanto sul Marra. Se io sono cattivo, nessuno mi vota al ballottaggio, ho già fegato il ruolo praticamente. Spingo, fegato, cioè, il ruolo, capito? Con successo, senza nessun voto, cioè, al ballottaggio. Quello che mi ha fatto pensare, cioè, io fossi stato cattivo, cioè nel senso di... No, faccio finta di essere... Io ho pensato quella giocata in queste due chiavi, cioè nel senso non è confermato buono assoluto, però gli faccio capire che sto dalla loro parte e neanche al ballottaggio poi sono stato sbugiardato, capito? Quindi ho detto, boh, infatti, vabbè, a sto punto, caro Lasso, almeno abbiamo uno pseudo buono confermato. Che vedevo dire? È strano perché tu stai giocando molto, 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 molto da buono, ma Gianluca continua a votarti. Vabbè, ma Gianluca tanto lo fa sempre. E magari, cioè, è il veggente, magari è il veggente che ha visto una notte con l'insinuo, quindi non ha... valore, dai. Lo so, infatti ho detto è l'unica cosa strana. Ma poi lo fa sempre, soprattutto. Vabbè, io rimango su Marra, è un meme storico, cioè Gianluca fisso lo fa. Comunque io devo essere sincero, credo che lui sia l'insinuo, da come stai giocando, vuoi? Perché hai un po' troppa... Poi vi dico il mio secondo sospetto. Se vabbè, velocissimamente, cioè sei un po' troppo attivo per essere un villico, ma non ti esponi così tanto da risultare lupo. Mia illazione. Allora, però se... Vai. Allora, intanto vi dico, il mio secondo sospetto sarebbe Alex, perché la vedo molto silenziosa, molto che non si vuole esporre. Questa è l'altra cosa.
E basta, cioè, nel senso, sì, sono d'accordo con te, però come dicevo all'inizio, cioè, io in realtà, Davilli, come la gioco chill, se mi dovete cacciare fuori, cacciatemi fuori. Vai, sì, lascio. Max e Alex. Max e Alex. Ah, possiamo parlare noi? No, no. Beh, non credo, penso di sì, se state in due. Se volete votare e poi non vedo. Cioè, là, il fatto è che se votate subito e votate diverso, si rifà un ballottaggio con solo due persone. Se volete votare lo stesso. Ma, però a livello di gioco dovremmo votare senza vabbè, parlare. Votate, dai, in realtà tocca votare e basta. Da chi partiamo? È da Max, perché da Max. Abbiamo fatto. Ok, porca puttana. Allora. Voto Sergio. Io già volevo votarlo lui perché volevo riconfermare il mio voto, quindi Sergio. Muore Sergio, linciato dalla folla, ed è notte. Che i lupi aprano gli occhi. Che i lupi chiudano gli occhi. Che l'insinuo apra gli occhi e decida. Che l'insinuo chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e decida. Che li richiuda. Che il veggente apra gli occhi e decida. Perfetto, li richiuda. Che il giustiziere apra gli occhi e decida. Chiuda gli occhi. Ed è giorno! Questo giorno sono morte due persone. Il primo è Max Proietti. Il secondo A è Alex. Quindi siamo rimasti io, te e Sergio. Ah no, Sergio, no, Sergio è morto. Io, te e Meliodor. Noi tre? E vincono i lupi! Cioè Marra e Meliodor! Sembrava una partita con otto lupi, ragazzi. Dio mio. Sembrava una partita da come si parlava con otto proprio. Lupi. Che cazzo erano il veggente e i cavalieri? Ora ve li dico. I ruoli erano i lupi erano Marra e Meliodor, Insinuo, Alex, Cavaliere e Oni. È una vita che non stavamo a scuola insieme. Cavaliere e Oni. Ma tipo sei anni. Veggente Gianluca. Io non ripeto più. Veggente Gianluca, giustiziere Max. Partita clean, raga. Il mio senso di ragno era corretto. Scusate, bastardi, lo sapevo. Lo so. Ma il ragazzino non gioca mai così, mai nella vita. Lo so, ragazzi, io sono una merda. Io l'ho fermato apposta, perché ha detto sono il cavaliere. Ho detto ecco fatto, mi fanno fuori se lo rivuoto solo io. Ci può sta. E volevo anche difendermi in realtà. Ho detto o mi difendo adesso o al prossimo. Ho detto, vabbè, provo un altro turno. No, hai fatto bene, perché sennò. Ma che squadra siamo, bro? Alla Salvini. Grazie per aver ucciso me, Max. Ma in realtà, no, guarda, sono stato contento quando avete fatto questa votazione, perché ho detto io fossi Max ucciderei Alex. Ma infatti io a un certo punto sono stato contentissimo quando lui ha cominciato a dire, io ho detto pure Alex, tenemola d'occhio. Così ho detto, no, se la uccide, che in effetti era l'insinuo, top. Io però credevo che avrebbe ucciso te. No, io in realtà, allora io in realtà ci ho avuto. Però era buono perché Giorgio non mi sospettava. Io ci ho avuto il dubbio. Pure avessero ucciso te, saremmo stati io, Alex cattivo e Giorgio. Allora io vi dico qual è stata l'idea. L'idea è stata questa, che non a un certo punto a me Sergio purtroppo sarà perché quando espone va certe volte si impappina e ci stanno i buchi, quindi alcuni buchi quando parla mi hanno portato perché inizialmente non lo sospettavo e quindi ho detto ok, prova di Sergio e vediamo che succede. E poi dopo ho detto Alex perché ho pensato, dico vabbè, non pensavo ci fossero due lupi perché Marra non lo sospettavo, dico ok, ammazzo Alex che sta rompendo parecchio le palle. E poi vediamo, eventualmente, dico, c'è Meliodor sospettavo da lupo, te sospettavo, e ho detto poi se la giocano, ero sicuro, quindi ho detto... Era un ballottaggio estremamente complicato, perché... Era complicatissimo. Perché, allora, io quando sono arrivato a dover votare per ultimo, io anche volevo fare la strategia del sospetto di Alex, ma sono arrivato a dover scegliere se mandarla al ballottaggio o meno. Nel momento in cui non la manda al ballottaggio, scelgo Giorgio, vota, non, è non ottimo. Posso, no, vota, però io non posso più dire sospetto di Alex. No, certo. Perché se dico sospetto di Alex, perché non l'ho mandato al ballottaggio? Sì. Quindi... Su quello sto zitto. In realtà è buono perché poteva sembrare l'altro lupo.
No, esatto, sì, 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 sì. Scusate, posso dire una cosa? Mo' mi state a rompere i coglioni in chat, ma voi che cazzo ne sapete? Invece di cagar cazzo, state a fa, si rompi i coglioni. Lo sapete chi era il lupo? Chitano. Tanto da casa sono tutti fenomeni. No, no, a parte gli scherzi, però va sicuro che a un certo punto era complicatissima. Ma anche perché tutti i ruoli sono morti. Lo fanno per... Perché i ruoli... No, no, i ruoli sono morti. Io, allora, Gianluca ho sospettato, però a un certo punto ho detto... Marra era troppo... Ho detto, ha giocato proprio bene, è stato bravissimo, sì, sì, è stato troppo bravo, quindi lì mi ha fregato proprio. Ma proprio fregato. Ma infatti, io sono andato a un certo punto a difenderlo. Ma stavo scherzando, ragazzi, non mi sono arrabbiato perché, davvero. Perché tornava talmente tanto che era giusto comunque difenderlo, cioè era strano non difenderlo, esatto, secondo me. E quindi sono andato a difenderlo anche se sapevo che stavo difendendo l'altro lupo. No, ma a parte la strategia e la cosa logica... Marra ha fatto esattamente quello che fa in qualsiasi partita, cioè dirigere la partita. Se è buono è un plus, se è cattivo lo fa... No, non lo fa. Quando è cattivo di solito tende molto più a farsi i cazzi suoi, a interagire molto meno, a stare un po' più sulle sue. Allora, ha giocato da buono. Allora. Ha giocato da buono. Però io ho detto. Poi voglio dire, adesso molto. Adesso è tutti. Madonna, che. La problematica grande, ragazzi, è che io capisco che pure in chat si sentano tutti i fenomeni. Ma al primo turno te muore il veggente, al secondo muore il cavaliere. Come cazzo fai a giocare? Voi siete tutti forti a delle analisi. Sì. Ma no, ma soprattutto anche Gianluca ha sparato subito Marra. Sapendo che io non avevo insegnato Marra, ho detto, cazzo, hanno beccato. Però non lo sai. Io avevo capito che erano i tre ruoli cattivi, però pensavo lupo-lupo. Pensavo che lei era l'uvolo e lupo e lui insinuo. Invece erano loro due, quello che mi ha fregato, capito? Perché io pensavo che lei fosse il lupo. Però era troppo difficile. No, allora Sergio era palesemente buono. Cioè, tra quel ballottaggio a tre, infatti... No, sì, io avrei votato Meliador, onestamente. Ma poi quando Alex ha votato di nuovo Sergio, ho detto, vabbè, allora proprio... Però io l'ho... Lei ha fatto bene, certo. Lei ha giocato da insinuo. Però il fatto è che là, cioè, è difficile, te ci devi trovare, perché non c'hai il veggente, non c'hai informazioni, non c'hai niente di niente. No, e lui pure da giustiziale che doveva fare, cioè ci sta. C'è quattro persone, tu devi cercare di... Anche perché, cioè io fossi in questo... No, perché secondo me comunque il più sospetto era davvero Alex, che era una delle due persone che non era al ballottaggio. Zitte, poi. Capito? Quindi... Cioè, persone. Sì, sì. Allora. Facciamo un paio di gambi. Facciamo un paio di gambi, allora. Invece dell'insino adesso mettiamo il boia. Ok? Ricordiamo il boia. In è la carta... Il boia si vede come il lupo. Sì, si vede come il lupo. La carta è l'indemoniato. Ok, perché non ce l'abbiamo la carta del boia. Il boia, una volta a partita, indica una persona di notte e dice a Simone il ruolo. Cioè, veggente. Ok, così. Se azzecca il ruolo, lo uccide. Una volta a partita. Una volta se sbaglia però il ruolo, muore lui. Ok? Ok, è il giustiziere cattivo, però è un po' più difficile perché deve azzeccare il ruolo. E il cavaliere diventa quello classico, quindi quello che il cavaliere non si può salvare da solo, ma può salvare più volte la stessa persona. E poi abbiamo il VIP. Ho messo la carta del medium per fare il VIP, raga. Okay. Se arriva la carta del medium, è il VIP. Okay. Che bella quella carta! VIP è il nuovo ruolo. Allora, il VIP è un villico come gli altri, non apre mai gli occhi. Però quando si vota, Simone deve tenere conto che il voto del VIP vale 2. Figo. Ok? Quindi tu solo questo. Beh. Il voto del VIP vale 2 da vivo, ovviamente. No, aspetta. Come fa a gestirlo lui se cambia, se il ballottaggio poi cambia? Lui ci deve dire il ballottaggio come va, cioè perché noi possiamo contare i voti, però poi lui dice è morto lui. E tu non sai. Ah, durante la notte, ok. No, no, durante il giorno. Giorno. Cioè, se durante il giorno votiamo andiamo... per chi mandare al ballottaggio. Sia no, prima no, che lo sai solo tu. Però che ne so, andiamo al ballottaggio io e Gianluca. Ok? Mi danno 4 voti a me e 4 a te. Quindi dovrebbe essere pari. Però Simone fa: è morto Gianluca. Perché in realtà uno dei 4 voti tuoi è quello del VIP. Tu non lo sai chi è. Ovviamente il VIP gioca con i buoni. Io ho capito, stava pensando. Ovviamente il VIP gioca buoni. Scusami, no, io c'è una cosa che non ho capito, ma scusami una cosa, però funziona solo il ballottaggio, non lo vota nessuno, però voto solo io. Ho capito, però scusami un attimo, se io voto Meliador, dal doppio voto, quindi è la difficoltà del VIP, deve scegliere bene. Lui deve essere bravo a votare per non farsi sgamare. Ok. Ovviamente.
Perché se tu sei l'unico che vota, se tu, allora, per il VIP, se tu sei l'unico che vota una persona e quella persona non la vota nessun altro e va al ballottaggio, t'hanno sgamato. Beh no, regà, non comunque, verrà scammata. Comunque, cioè, non è, guardate che è un Simone ruolo difficile. Simone è stupido indirettamente, cioè. Simone saprà gestire bene questo ruolo. No, no, è ruolo. Complicato, ma pure il ruolo. Smettetela. Diffidenti. Il medium è il VIP. È il medium e il VIP. Ok, poi il cavaliere rimane cangiante. No, il cavaliere facile. No, cavaliere... perché abbiamo messo il boia. Cavaliere normale. Quindi il cavaliere normale. Okay. Boia. Poi boia, veggente, boia, giustizia. Il boia è il demoniato. Il demoniato è il boia e il boia. E i lupi si vedono col boia. La mia sì, bellissima. Certo, cara. I lupi si vedono. Va bene, boia. Ci siamo. Lupi, boia, VIP, cavaliere e veggente. Sì, sì, il veggente può rivedere. Però non conviene. Sì, però non c'è l'insinuo. In questo volendo, sì. Con l'insinuo, sì. Conviene. Diciamo che secondo me è un ruolo che si aggiunge ai villici quando siamo in nove. No, perché, guarda Cabrone che ha scritto. I lupi. Ma dai, vergogna di non toccare Livio. Levati il nome di Livio dalla bocca, Cabrone. Devi tacere, che pari un. Schaumpert. Che ha detto? Che ha detto? Che ha detto? Gabrone, come cazzo ti cosa permetti? Cosa hai detto? Cioè, no, dimmi finché, che cosa hai detto? La bocca, oh, finché lo insultiamo noi, ma tu, ma che cazzo vuoi, Gabrone? Ma vattene a fanculo. Praticamente il bue che dice cornuto all'asino. Ciao Gab, ciao Gab. Ah, Gabbro, dona ste 50 sub, va che stai in fissa con Lupus, non te perdi una partita, oh. Vai. Che prima non andava benissimo, potevo essere un altro ruolo. Ma ti avevo dato una bella carta, ma che cazzo vuoi? Io pure la mia... Che tocca fa qua? No, no, perché per sbaglio l'ho toccata io. Chi tocchi fa? Chi tocchi fa? Non ha portato benissimo prima sta mossa che abbiamo fatto, però vabbè. Perfetto, manca Marco però. Sì, più che altro per la chat. Marco? Nel frattempo ragazzi, vi ricordiamo che al raggiungimento delle 100 sub si sbloccherà il terzo round, altrimenti questo sarà l'ultimo e mercoledì prossimo si farà su YouTube. Farà Lupus. Lupus su YouTube per il grande, neanche rientro, cioè l'avvento su YouTube, perché Cerbero non è mai andato in diretta su YouTube. La prossima l'avvento. Partita è come se l'avvento. Fosse una prima partita. Sì, 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 sì. Gabrone Lupo, anche secondo me. Il gioco della risata, dopo questo round si farà un sondaggio, ovviamente. Non si, fa, si fa, si fa, ma io sono d'accordo con te. Grazie mille, grazie Gabrone, bravo. 10 sub, mica male. Fare il refund, oh, però, beh, giusto. Sarebbe un 2 contro 1. Noi abbiamo vi fate regola, comprare con 10 sì. sub. No, ma io farei il refund. Tutti Livio, merda. Refund. 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 Grazie, 100 bit. Buoni, questi, questi sono ottimi. Dove eri andato? Va bene, ci siamo, i ruoli sono chiari a tutti, vero? Insomma, io già mi sono scordato. Ed è notte! Che i lupi aprano gli occhi. Perfetto, si guardino e che li chiudano. E ok. Che il boia apra gli occhi. Che il boia apra gli occhi. Il boia aveva la carta dell'insinuo. Dell'indemoniato. Indemoniato, scusate. Che il boia apra gli occhi. Si ridanno le carte. Non vedo altre soluzioni. Io mi sto guardando intorno. Vabbè, però non abbiamo visto, io pure, ma non ho visto nulla. Vabbè, io non ho visto nulla perché avevamo già tutti gli occhi aperti, però. Eh no, abbiamo tutti gli occhi aperti, ragazzi. No, ora chiudiamo tutti gli occhi. Ok, è stata una mia svista, ragazzi. Come non detto, non è successo niente. Che il... Ma io No. No, ma l'ho aperti pure io. Io l'ho aperto, ma stavamo tutti gli occhi. Vabbè, si va avanti. Allora, che il boia si guardi con i lupi. I lupi. Perfetto, chiudano tutti gli occhi. Che il VIP apra gli occhi. Perfetto, che li chiuda. Che il cavaliere apra gli occhi. Perfetto, che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi.
che li chiuda, che il giustiziere infine apra gli occhi, che li chiuda. Ed è giorno! Allora, io vorrei dire una cosa alla truppa. Non fatevi influenzare dalla partita precedente, è solo un gioco. Okay. Volevi dire scusa Livio? Che scusa Livio, ingiustamente ucciso. Ma che ingiustamente? Ti ho Jedi Mind triccato la grande. Però... Jedi Mind triccato. Però, no, in questa partita non sono cattivo. Anzi, ho un ruolo plus. Basta. Quindi, cavaliere Osho. Osho! Che c'hai, scusa? Niente, basta. Chi, cioè, chi deve sentire, ha sentito. A me mi pare tanto infamata un'altra tesi. Guarda, francamente... Cioè, nel senso, l'ho già fatta prima sta giocata. Però, vabbè. Voto non vorrei marra. Morire di notte. No, lo sai perché l'ho detto? Che il perché cavaliere mi protegge. Non vorrei morire di notte... Sono uno dei principali, diciamo, possibili morti, visto che sono arrivato fino alla fine. Ah, idem Meliador, quindi il cavaliere c'ha varie scelte. Uccidiamo di giorno. Il cavaliere mi protegge. Va bene, va bene. Ma di giorno te ne renderei conto per altri motivi. E io mi sono messa più in qua apposta. Benissimo, si va alla prima notte. Ancora Alex, mi sono messa. Prima notte, first night of the summer. Che i lupi aprano gli occhi e prendono la loro sanguinaria decisione. Perfetto, che i lupi chiudano gli uochi, che il boia apra gli occhi e decida. Ammazzo! Che chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e decida chi proteggere. Perfetto, chiuda gli occhi. Che il veggente apra gli occhi e indichi qualcuno. Che li chiuda. Che il giustiziere apra gli occhi e decida se. Perfettissimamente, che li chiuda ed è giorno! E muore il povero Livio. Vuol dire qualcosa? Non ti vogliono far giocare. Proprio non vogliono farti giocare. Incredibile questa cosa. Lol. Come si sente Livio in questo momento? Poraccio. Che stronzo. Porta il danno pure a Bef. Come immaginavo. I morti non passano. Appunto lo immaginavo. E va bene. Non so se dire una cosa. È un po' un all-in. Che ne so io. Vabbè, parlate non so in caso... Per me sì. Voglio sapere, voglio sentire. Anch'io voglio sapere. Cioè, no, allora, se è una cosa no, utile, buoni, è una cosa molto utile, però poi me la gioco. E in realtà potrebbe essere utile per un'altra notte. Vabbè, parlate in caso, se non esce fuori un cazzo e non abbiamo una direzione, vi dico. Boh, mi sento un po' inutile a confronto, devo dire. Cioè, non so bene che narrazione potente posso parlare. Allora, sicuramente, sicuramente i lupi sono stronzi. Sì, porco du. Quindi parliamoci chiaro. C'è della malvagità in questa cosa. E vi faccio il gioco della vita. No, è qualcuno che ha paura di Livio. Che magari cioè non è necessariamente uno sfregio. Cioè, nel senso, uno sfigato, penso che sia. No, no, uno sfregio. Cioè, non è una cosa... È greve da fare. Però... Cioè, le opzioni sono due. O... No, non è... Potrebbe essere tipo Francesca, che non ragionando ancora nella ottica del... Ok, Livio, dai, meglio di no. Oppure qualcuno che proprio deliberatamente ha voluto fare fuori Livio e quindi i maggiori sospettati sono tipo Meliador e Max. Max, quindi sono le tre persone per me su cui possiamo... mettere dubbi. Non lo so. Non voglio girarmi, non voglio dare spalle a Alex. No, ragazzi, io vabbè che ce l'ho con Livio, ma fino a un certo punto. E l'unica cosa che vi posso dire è che sono dispiaciuto di non averlo ammazzato io. Questa è l'unica cosa che posso dire. No, però in realtà è una mossa molto
cioè Livio è forte a giocare al Lupus, quindi è una mossa molto intelligente in realtà. E io non ho grandi sospetti per ora, e no, non penso, cioè, se ci basiamo sulla cosa del meme con Livio, insomma, è inutile. Però non ho dubbi, veramente non ho dubbio alcuno. Io posso rispondere giusto a Sergio, se, non so se era un'accusa o giusto per dire, che se io fossi il lupo e volessi uccidere lui, Livio, non sapendo le regole non scritte, i lupi sono due, tutti gli altri fanno parte del gioco fissi, io di solito mi affido più agli altri, non conoscendovi bene. Ok, quindi secondo me eri in team con uno di quelli che odia Livio, quindi tu sei un lupo e l'altro è tipo Max o Meliador. Uno che odia Livio, oppure semplicemente non sono il lupo. Ok, perfetto, perfetto. Sono curioso di sapere, cioè, perché hai puntato lei, cioè, nel senso, è interessante questa cosa. No, l'ho spiegato. No, cioè, ok, è vero, però quando lei ti spiega, la risposta è, ah, ok, quindi eri in team con il... No, vabbè, ma era per... No, ok, va bene. Con questa, secondo me Francesca, no? Mi ricordo bene, ok. Secondo me sa ben in mente le regole del gruppo. È vero, magari non sono le regole non scritte, ma siamo... in caso essere lupi, quindi se io voglio ammazzare Livio e quell'altro mi dice no, okay. Ce l'avevo pure fresco in mente che erano due lupi, come se avesse appena vissuto quel momento in cui in due dovevano scegliere una preda. Basta, ti stanno addosso parlando. Quindi stavi in team con uno di quelli che odia Livio, okay. E Melia ha detto no, ma perché dici così, sciocchino. Così così gli ha detto. Che dice? Vai, allora andiamo. Io nulla, ragazzi, tranquilli. Mi sono accorto che non avevo la maglietta sotto e me la sono andata a mettere. Però ho ascoltato tutto. Vabbè. Si fa le votazioni a partire da Meliador. E Gianluca. Marra. Max. Serge. Ma una cosa, ma il cavaliere è cangiante? No. Marra. Alex. Voti 2 Marra, 1 Alex, 1 Max e poi Alex. È vero. Gianluca. Max. Tocca a me, oh. Ah, è vero, scusami. Max a 1, loro a 2 e gli altri a 0. Siamo in mezzo, cioè, Max. Giallo? Siamo tutti a due, quindi... Meliador. Ok, vanno al ballottaggio, quindi Gianluca, Alex, Davide e Max. Ah, io me la sbrigo in fretta. Sono costretto a dire la cosa di prima. Volevo aspettare un'altra notte. Allora, durante il giorno ho dato un'implicita informazione dicendo un ruolo plus per i villici per tentare di scammare il boia con il super VIP, anche perché, vabbè, Meliador questo lo sa, quando abbiamo parlato di inserire questo ruolo il nome era super VIP. No, super villico, infatti ho detto un ruolo plus e credo che Livio mi abbia votato guardandomi male perché era il super villico. E sti cazzi di dirlo adesso, tanto non è informazione rilevante ormai. Però quello che volevo dire era: magari Livio Boia, perché è l'unico che mi ha chiesto di ripetere quella cosa. Se vi ricordate, ha fatto "che sei te?" Io ho fatto no, andiamo avanti. Quindi per un attimo ho detto: cazzo, non è morto. Magari non è morto quello indicato dai lupi, salvato dal cavaliere, Livio Boia mi ha indicato. Anche perché Simone, qua un po' meta, quando è stato il turno del Boia, ha fatto "ammazza!" E ovviamente non sono il super VIP, era uno scam per il Boia. Io posso dire solo che non capisco questi due voti, però posso capirli, visto che prima sono stato proprio ignorato quando ho chiesto di essere protetto. Ultimo particolare, non credo comunque sia il boia Livio perché non ho visto i lupi sorpresi. Però non lo so.
Nel senso che se muore il boia, che se muore il boia di notte, non posso manco parlare. Che se muore il boia di notte, almeno per un secondo, poi magari non l'ho visto io, magari è Meriador che non l'ho visto. Magari un lupo un attimo ci rimane, come per dire, oh, forse abbiamo sbagliato, anche perché c'era stata un po' di caciara. Quindi l'ho fatta questa cosa anche per vedere se qualche reazione strana da parte dei villici, però non lo so. Io sono un villico, mi prego, fatemi giocare. Vabbè, sono sacrificabile, però vorrei giocare, però sono un villico. Allora, io vi dico che in realtà sono completamente e totalmente inutile. Fate quello che volete di me. Vi dico che i miei sospetti per il momento sono su... C'è una parte di Gianluca e, come ho votato, Alex, perché c'è qualcosa che non mi torna. È una questione... Cioè, le informazioni sono poche, è più una questione istintiva. Io vi dico che fate di me quello che volete. Scusa, Gianluca, tu sei villico? Ma... no. Perché sennò quattro villici, un po' allora, strano. Peraltro, sta ringa de Max non mi ha convinto per niente, perché dire posso anche essere ucciso, però poi accusare altre due persone che stanno al ballottaggio, diciamo, lascia un po' il tempo che trova. Diciamo, sembra una tattica da buono che però fa... sennò poi sembra che mi sto a difendere. No, io dico... Io... Ho detto, allora, non, siccome... Non mi hai convinto. Siccome... Vabbè, tanto non devo convincere. La questione è questa. Io adesso probabilmente posso anche morire. Io penso che Davide in realtà sia buono. C'ho sta sensazione che è buono, e anche nella modalità di gioco Alex oggi, in qualsiasi ruolo, pure prima nell'insinuo, è stata sempre molto pagata, però è molto molto attenta a tutto, e questo io vi sto dicendo quello che penso, poi voi, che voi non siete d'accordo perché sappiate i vostri ruoli, va benissimo. Secondo me loro due a me puzzano, poi fate voi, insomma. Le votazioni stavolta a partire da qua. Il primo vivo non in ballottaggio, cioè George, prego. Siamo al ballottaggio, scusa, mi sono pure dimenticato. Voi quattro. Qui siamo io, Sergio, Francesca e Amelia, dovrò votare. Io voto Mix. Chi? Mix. Oh, no, Max. Sta a me. Voto Alex. Ah, vai, ce l'hai. Max. Alex. Vanno al ballottaggio Alex e Max. Adesso caccerai, che hai un ruolo così. No. No, non devo cacciare nessuno. Io vi ribadisco questa cosa. Io vi ribadisco che sono un buono. Basta, questo vi dico. Io vi dico, vi do solo questa informazione. Io sono buono. Vi serve perché pensate che Alex possa essere più utile per la partita? Va bene, io tanto oggi non sto manco tanto bene, quindi già ci capisco un cazzo normalmente, figuratevi oggi. Quindi per quanto mi riguarda io vi dico che sono buono. Dillo senza piangere, Max, ti vogliamo bene. Dammi un bacetto. Grazie. E quindi no, non ci sto a capire nulla, quindi sono inutile in questa partita. Raga, sono buono anch'io, quindi devo dire. Non ho neanche un ruolo per dire, oh, c'ho un ruolo, quindi non uccidete me. Non lo voglio fecare perché non mi interessa. Max. Alex. Ah no, io ho messo già il trailer. Mix. Max. Muore Max. No, devo dare pure Gianluca. Max. Muore Max. Ed è notte Max trucidato, lapidato, che peccato. Che i lupi aprano gli occhi e decidano la loro prossima vittima. Perfetto, che chiudano gli occhi. Che il boia apra gli occhi e faccia la sua mossa se vuole.
Perfetto che li chiuda. Che il cavaliere decida chi proteggere. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi e mi indichi. Che li chiuda. Oh, che cazzo, scusate. E infine il giustiziere che apra gli occhi e mi indichi se vuole. E che li chiuda. Ed è giorno. E in questo e in questo turno chi è stupido? In, in questo turno muore Marra. Quanti siamo vivi? Io, Melia, Francesca, Sergio e loro due. Allora, io sono il veggente. Ho visto Sergio e Meliador e sono entrambi buoni. Quindi la scelta è fra loro tre. Ok. Allora, qualcuno che... onestamente, tra voi tre, aspetta, dico... tra voi tre, fuori okay. Ruoli. Tra voi tre, chi ha un ruolo? Lui la... con la possibilità di essere trucidato. Ah, guarda, con me vivo sta storia non funziona. A me mi frega un cazzo quando sono morto, devo soffrire. Cavaliere. Ok, bene. Chi cavaliere. Ho protetto il primo turno Meliador, il secondo te. Meno male. Vabbè. Vabbè. E Francesca, Alex, altri ruoli. Un ruolo c'è. Non lo nego. Io sono ego. Caccia fuori. No, perché è un ruolo che... ecco qua, è un ruolo... contro di te al ballottaggio, è l'amico. Fammi pensare, fammi spiegare come... Sergio, vivo. Sì. Io sono vivo. È un ruolo che può no, sembrare sia negativo che positivo. Sono anche buono. È nel senso... sì, l'ho controllato. No, non mi sento, cioè, non posso dirlo, però non sono così tanto pericolosa. No, no, forse non hai capito. Chi qua nasconde i ruoli viene fiondato per primo. Cioè, questa... se no muori, quindi secondo me è meglio che ci dici il ruolo. Cioè, se sei convinta di morire dicendolo... Tanto morirò lo stesso, non lo non provo. No, non è così che funziona questo gioco. Comunque Marra è morto la notte, c'è stata solo una morte, no? Vabbè, poi il prossimo sarò io, durante la notte. No, sarò io. Chi mi protegge, sto cazzo? Io quindi, ci tengo che diciamo tu che ci dica la morte ruolo. Di notte penso amica che sia assodata, diciamo, tocca vedere quella del giorno, più che altro. La notte di morte penso la sia assodata. E dipende da quella... Allora, te la metto in un altro modo, se tu non dici il ruolo io so esattamente chi sono i due lupi. Corretto, se... la notte di morte, no? Notte di morte. Ok. I due lupi sono Gianluca e Francesca. Allora, no, fermi tutti, fermi tutti. È arrivato il fenomeno. Francesca sa giocare meglio lei di questa storia. Ma lei te l'hai visto lui? Allora, sì. Esatto. No, infatti non funziona così. Secondo cioè, sta fingendo di essere voglia. Stai fingendo di fare qualcosa. Sì, stai fingendo di fare qualcosa. Bisogna soltanto decidere se è il boia che vuole farsi votare fuori. Perché ci sono due lupi ancora. È una mossa astuta, dici meglio il boia che il lupo. Cioè. Esatto. Oppure è il lupo. Cioè, dobbiamo decidere se è il boia o se è il lupo. Sono d'accordo perfettamente. Se non dice ruolo, per forza. Io ho visto Sergio la prima notte e Meliador la seconda notte. Ero indecisa se guardare Meliador o Gianluca, però ho guardato te perché tu hai scelto di mandare Alex contro Max al ballottaggio, sì. Escludendo in realtà. No, no, è perché Gianluca. Io qualsiasi voto avessi fatto sarebbe morto Max tranne Alex. Okay. Erano uno o due. Ma quindi ho detto... Vivo? Comunque Alex... Sì, voglio vedere i due in più che votano cosa votano. A me è sembrata buona Alex perché quando è il lupo secondo me è molto più concentrata. Invece magari si distraeva, cioè un attimo di momenti e diceva Gio, che è successo, che hanno detto? Cioè, oh, è tutta una tecnica, bravissima, super! O comunque, di solito quando sei lupo cerchi di stare attento a ogni minimo dettaglio che ti succede attorno. Cioè, perlomeno solitamente. Poi succede alle 8 per uscire. Succede sempre, appunto, che... Però questo è quello che mi ha spinto magari a votare Max piuttosto che Alex, perché apparentemente a me sembravano entrambi buoni.
quindi non so. E vabbè, comunque sia. Onestamente mi pare più sospetta Francesca di Gianluca. Anche e se questo però potrebbe essere il problema, capito? No, no. Prima cosa, aspetta però. Prima cosa, se qua non ci sono tre cattivi, vuol dire che uno è morto. Secondo me non ci stanno tre cattivi, sì, sarebbe automaticamente. Secondo me ci sono tre cattivi. Max è morto da cattivo. Ok? Sì. C'è un problema. Tutti abbiamo votato Max. No, no, c'è un problema che al primo turno di votazioni su quattro persone Francesca ha votato Max. Quindi secondo me magari Marra era il boia che si è suicidato. Il boia che si è suicidato. No, però vorrebbe dire che i lupi hanno puntato me. I lupi hanno sbagliato. Che questa è una trama intrigata. Se davvero Gianluca ha protetto me, può essere che i lupi avevano puntato me e quindi sono stata protetta. E Marra ha sparato da boia e si è suicidato. Il boia viene visto come un lupo, quindi non può essere che né io né Sergio no, siamo... No, voi siete buoni al 100%. È per questo che sono uscita, perché ho detto in tre siamo buoni, su sei va bene. Abbiamo già una persona che si è scoperta, quindi uno morirà per colpa del boia. Quindi scopriamoci in due. Io dico, il cavaliere sono io. Ah, è per questo ho detto che abbiamo allora, due cattivi. Ma in ogni caso avrei mandato al ballottaggio Gianluca. In ogni caso avrei mandato al ballottaggio Gianluca. Però questo aumenta le possibilità che lui sia il lupo e lei il boia. Però chi hai protetto? Io ho protetto Alex la prima notte e Meliodor la seconda. Ah, merda. Però qualcosa non torna, scusa. Allora, se lui è stato visto buono, allora Giorgia, se sta a fega Giorgia? No, forza. È impossibile. Mi dispiace, è impossibile. Io ho messo una croce sopra. Però attenzione, no, attenzione. Lo dico a tutti: devono andare al ballottaggio. Al ballottaggio. È finita la partita. Entrambi al ballottaggio, ok? Sì. Perché se Alex è la terza cattiva, comunque ci devono essere. Vabbè, visto che la possibilità io la terrei dentro. Entrambi devono anche andare proprio perché lui ha detto: no, secondo me tre cattivi è improbabile. Se noi siamo tre cattivi, ok? Entrambi al ballottaggio, se no si rischia lo stallo. Va bene. Per me possiamo votare. Siete tutti convinti, quindi qua sono stato messo in mezzo solo io. Qua siete tutti contro noi due, praticamente. Allora, nel senso, mai stato più convinto. Lei non vuole dire che ruolo ha. Tu dai per scontato sta cosa. Sì, 100%. Proprio 110%, cioè non mi convincere mai. Guarda, se lei può provare a convincermi di qualcosa, tu proprio secondo me no, cioè nel senso lei dice che lui è buono senza sapere che lui è il cavaliere. Lui dice di essere il cavaliere. L'alternativa è che siamo tutti e tre cattivi, cioè nel senso, oppure che loro due sono cattivi e vogliono inculare me, ma questo secondo me non è vero. Più che altro il fatto che Francesca si sta andando ai voti. Io ho un ruolo che può essere per il villico sia negativo che positivo, sta a voi capire quello che Livio diceva di essere lui. Sì, super villico. Su Pavillico. Può essere negativo. Giorgia Falci. Cioè. Aspetta, voglio sentire. Però fammi sentire. Può essere negativo perché? Perché può essere negativo per il villico, ma può essere positivo nel caso questo ruolo. Parla più vicino al microfono. Tesoro. Nel caso questo ruolo sbagliasse qualcosa nelle sue cose. Ok. Nei suoi calcoli. Come dire? Vabbè. Va bene. Si vota da qua, no? A partire. No. No, perché ho iniziato io a votare. È vero, si parte a partire da Meliodor. Al ballottaggio ho votato io per prima, che loro sono scambi. Vabbè, io dico Gianluca. Ok. Francesco. Io devo votare. Giorgia. Quindi sono 1-1, giusto? 1-1-1. Ok, Francesca. Ok, Gianluca. 2-2? Sanno? No, 2-2. No, 2-2-1. Francesca sta 2, 1 sta Giorgio. 2-2-1. Cioè, 2-2. Quindi Gianluca. Francesca. E che vuoi? Meliodor. Francesca. Andate a botta giù. Io che devo dire, ragazzi, io dovrei ripetere quello che ho detto fino a mo'. Io sono il cavaliere.
io sempre quello. Cioè, fatemi... Vado io, cioè, nel senso che lo so che tanto muoio, quindi ok, la situazione. Accetto la mia morte, che prima o poi arriverà. Quindi se arriva prematura, succede. È ancora giovane. Si parte dalle votazioni. Stavolta di qua, da Alex. Francesco. Gianluca. 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 Ok. Muore Gianluca. Ed è notte. Che i lupi aprano gli occhi e decidano. Perfetto, che li chiudano. Che il boia apra gli occhi e decida. Ma non ci posso credere. Che li chiuda. Che il cavaliere apra gli occhi e decida. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi e mi indichi. Che li chiuda. Che il giustiziere apra gli occhi e decida. Che li chiuda. Ok. Ed è giorno! Ci lasciano due persone, due individui, Sergio e Honey. Allora ragazzi, ho visto Alex è cattiva. Honey era il boia che si è suicidata, ci siamo. Sì, cioè quasi tutto vero. Nel senso, Honey l'ho ammazzata io perché sono giustiziere. Ah, GG, grande. Però era il boia. Però era il boia. Strano che non abbia fatto niente. O magari si è suicidata e non lo sappiamo, Si è anche suicidata. No, è impossibile. No, boh, che ne so. Vabbè. Comunque ho guardato Alex per levarmi ovviamente il dubbio, però. Il gioco della risata. Ragazzi, mi raccomando con le sub per il terzo round, Guardate Alex che faccino. Fammi io fare il terzo round, per piacere, amici. Alex, risponda. Cosa devo dire, raga? C'è un problema. si vota, sì, lo so. Votazioni a partire da Eliador. Da Gianluca. Da Gianluca. Alex. George. Alex Mucci. Alex. Io Alex. Che buona bastarda. Meliador. Giusto. Alex. George. No! Un quale tono. Valutaggio Alex George. Perché mi fai questo? È il veggente Alex, è chiaro. Non me l'aspettavo da te. Il veggente Alex. Questo è il veggente, raga, dai, su. Vuoi solo te? No, il potere. Io voglio vincere. Il potere. Cioè, vuota Giorgio. Così la chat ti fucila. Ti trovi sotto casa proprio. Ti trovi l'esercito sotto casa. Per un anno e mezzo mi sono costruito un personaggio per arrivare a questo momento. Joker. Il caos. Dai, Meli, perché pensa se il boia è quante sub stiamo potete comprarlo con le sub. Immagini mo lui è il boia e fa vincere, farebbe troppo ridere. Ma è il boia che no, si vede come lui. È visto come lupo il boia. Sì, e io l'ho visto bene, buono. Va bene. Allora l'unico modo in cui può finire questa partita è io che voto Alex. Quindi mi spiace Alex, ti devo votare. Ma niente, guarda, io sono già fiera di essere arrivata alla muore fine. Muore Alex e vincono i villici. I ruoli? I ruoli erano lupi, Alex e Honey. Secondo me lui, cioè lui i lupi era... Alex e Honey, sì, sì. Il boy era Gianluca, il VIP era Livio.
Cavaliere Sergio, veggente Giorgia, giustiziere Meliador. In realtà hai fatto bene perché pensavano che ero io Lupo, quindi in realtà hai fatto bene, eh? Hai fatto benissimo. Raga, è andata bene perché tu hai lasciato fare perché sembravo più Lupo io, quindi era buono che arrivavate voi due, se vince con i Lupi. Ma io ormai ero andato. Il motivo Sergio che c'ha ruolo speravo solo che lei non controllasse me perché avevo fregato troppo. Ma sta a me mi ha detto male, un po' dopo feica, c'avevo tutti e tre i ruoli vivi davanti. Io sapevo loro due. Ma infatti io stavo aspettando, infatti io ti ho voluto far uscire il ruolo perché ho detto io lo so che ruolo c'ho. Se dici il mio è falso. Poi non hai detto il mio, quindi no. Io sapevo per forza erano tutti e tre in realtà cattivi perché c'ero stato attento. C'ero stato attento quando ancora non avevo detto ero io il cavaliere. Lui ha detto è impossibile che sono tutti e tre ancora vivi. Uno è palese morto e stava palesemente bluffando perché erano tutti e tre vivi. Guarda che dai con sti sub, se no qua si stacca, si stacca tutto qua, ci sono pochi minuti a disposizione. Un'altra partita che poi partiamo. Il vero. È vero. E dai, raga. Che ho capito un cazzo, avevo beccato tutte e due, ma infatti, ma guarda, in realtà Max è stato utile perché il motivo per cui io vi dicevo sono tutti e tre vivi è perché Francesca aveva votato te. Cioè non aveva senso che l'unico comunque possibile morto cattivo era quello votato da Francesca e quindi per forza doveva essere buono Livio, perché Francesca era cattiva e quindi per forza era cattiva pure Alex. Ma te, te che avevi visto a inizio che avevi detto no ho visto sì sono una cafona e quindi no, io in realtà ho visto con gli occhi aperti sia Livio che te. Però ho cercato, in realtà, avendo visto sia Livio che te con gli occhi aperti, a un certo punto ho cercato di giocare come se io non avessi visto nulla, capito? Infatti hai visto, ho votato lei. Ma io pure avevo gli occhi aperti, te lo giuro. Alex, vergogna. Comunque io voglio dire che non è stato solo Simone che non m'ha visto. La della seconda metà sicuramente sì, perché io inizialmente stavo a dire, ma l'indemoniato mo che ruolo è? Però se dico qualcosa già c'ho l'occhio addosso, no? Tipo, ridiciamo, ho detto, me sto zitto. Poi certa, era il mio turno, sono stato così, ho detto se nessuno apre gli occhi allora li chiamo io. Però che è successo? Quando ho aperto gli occhi Simone guardava tutti tranne me. Quindi io stavo qua che facevo tipo. Infatti quando Marco ha detto guarda bene. Io stavo qua e facevo tipo così, no? Ho usato cercare. Ma poi guarda che io mi in realtà ha fatto un po' ridere che è stato tutto un insieme di turno, no, fattori, raga, è stato. Il secondo turno ci ho pensato un sacco se sparo o meno. Perché ho paura di morire. E quindi ho detto sparo o non benissimo. Sparo. Ho fatto bene a non sparare anche perché avrei sbagliato. Perché a chi avresti sparato? E io avrei sparato a Sergio il secondo turno. Mamma mia. Basta. Perché tu turno. Perché tu eri l'unico che non aveva votato Max. E l'unico che aveva votato bene alla fine. No, l'unico che aveva votato bene, però io il mio senso di ragno tu te devi fidare. No, però nel mio secondo turno Marro, basta chiamato. Flexare, cioè, hai capito che sono arrivata alla fine come vero. Io avevo capito che avevi capito. Io avevo capito. Ma io ho guardato la prima notte Sergio, raga, perché ho detto Sergio io potrei farmi fregare da Sergio, quindi lo guardo. Mi fido troppo, quindi no. Ha vinto il gioco della risata, eh? No, no, a 100 sub. Sì, però ha vinto il gioco della risata. A 100 sub il gioco della risata. O con Meliador. Con 72% dei voti. Cioè, una cosa incredibile. Quindi probabilmente posso vincere. Siete sicuri di non ragazzi da 35 penti, si chiude e 35 Alex, si chiude ha vinto buona. Maratona anzi, risata anzi maratona poi citato, maratona chi l'ha vinto grazie Rosporana guarda non è una maratona poll, risata no, era un poll fake ma come no allora da adesso no, fate il poll serio tra Avalon Lupus e gioco della risata io vado a votare però attenzione perché serio con il gioco della risata allora è serio il problema è che può durare 3 secondi perché ridiamo tutti però, sono due partite va bene dai io vado a votare lo accetto e io vado a votare vado a compensare allora fregatevi a fare sondaggio Livio prendi anche il mio telefono facciamo Livio, tipo perdonami. Lo scam dei voti sai. Capito perdonami cioè, Livio mi sa che si è comprato ma io avevo la situazione abbastanza chiara perché se sondaggio sono morto, vero in chat guarda, scusate sondaggio reale giusto. In chat questo sì, verrà preso in considerazione se sono morto sto no, più raga, attento perché non parlo cioè non parlando sto più attento alla partita e capisco meglio cioè io capisco meglio da morto invece quando parlo ma guarda no, che al primo turno quando ho detto secondo me i lupi sono stronzi mo pare brutto però io ho pensato a Gianluca e Alex cioè ho pensato a Gianluca poi no non erano Gianluca e Alex perché erano Alex e Francesca ma io nella mia testa sono detto, stata io ragazzi no scusate parlo un attimo alla chat la dunanza non c'è ragazzi perché non perché abbiamo il mazzo Livio che Livio se l'è scordato grazie Mr. Mocio ma Livio tu eri il VIPs
Comunque, se la domanda era... hanno scritto che Livio sta bottando il canale di follower che votano. Se da morto il VIP valeva due voti uguale. Mi volevo sentire importante almeno da morto. Comunque subito hai guardato proprio, sei cascato proprio come un fagiolo. Sì, vabbè, ma perché... Che sei te, ma secondo te? Ma perché speravo anche il cavaliere mi proteggesse. Quindi... No, io ho detto magari un boia non così esperto dice se è fatto scappare. Vabbè. Grazie, Giaco. Quindi avevo capito la tua domanda. Siamo a 75, ragazzi. Forza, amici. Dai, mancano 4 che minuti. A fare la valigia, che domani. Grazie, Mister Please, forza, per le due sabba. Amici. Attenzione, sta vincendo il gioco della risata, 47%. Ma tutto ciò sarà vano se non raggiungeremo le 100 sub. Però lui mi ha protetto. Però è vero, contro il boia. Capito come? I lupi ti ammazzavano a lui, io ammazzavo te. Infatti io infatti, speravo che, infatti che moriva lei. Che morisse lei perché volevo che lui ammazzava il gioco. Esatto. Piccola informazione di servizio, vi ricordiamo che da domani il Cerbero non sarà in live, quindi cercate di fare qualcosa di costruttivo nella vostra vita. Torneremo, vabbè, sabato al party ovviamente, entrata, grazie Ior, grazie Mit. Entrata dalle 19:30, grazie Lorena per quanto riguarda il VIP a Milano, il party a Milano. E poi torneremo mercoledì, scusate ragazzi, ehi, prova, ehi, sto facendo un annuncio di servizio, grazie mille, e vorrei che non ci fosse brusio, mercoledì 30 ore 15 su YouTube, prima live ufficiale e 21 primo lupus su YouTube, basta, potete dire quello che volete. Simone, 3 minuti si chiudi, tu giocherai, Sì, sì, tu giocherai al gioco della risata, non ci provare. Che io ho votato Gianluca? Perché tu hai votato Francesca. Brava, anch'io. Tutti e tre abbiamo pensato la stessa cosa. Io ho detto, io voto il contrario di Alex. Ragazzi, ha vinto il gioco della risata, mi dispiace. I bot di Livio hanno funzionato. Cioè, siamo io, Alex e Meliador che siamo felicissimi. Già siamo ridendo. Ragazzi, sì, sì. È così. I bot da Malta di Livio. Pure Sergio ride, guarda. A vostro rischio e pericolo, perché può durare un secondo, però. Dai, Sergio... Ragazzi, cioè, ma perché dovete LOL chi ride fuori. Sergio è il coach di Valorant più bravo d'Italia. Grande grazie. Chi è questo ragazzotto o ragazzotta? Rimpiremore. Meno 14. Ne mancano pochissimi. Meno 14. 3 minuti. Dai. Anche, vabbè. Viva la felicità e la risata. 40 minuti di gioco della sera. Grazie mille a Lino Sonego, no, Silent Age. Simone non vede l'ora di giocare. 10 sub. Chi è questo pazzo? Fonflix. Let's go. Quindi ha raggiunto. Oh, guardate. Ne mancano 9. È già nella parte. Non deve ridere. Guarda. Sì, ma non scammate. No. Sì, diteci davvero che dobbiamo fare. Cioè, io a pezzi, non stanca, a pezzi. Ma ha vinto di 20 sub, di 20 voti, Ho capito. Greve, 47. Dai, meno 3. Il 44%. Attenzione, manca un minuto, meno 3. Allora, io farei rivotare i 65. Eccolo, let's go. Ma che cazzo giochiamo? No, ecco, io vorrei far rivotare quelli che Porelli hanno votato Avalon, che non sono ti ben 65. Sento, non ti sento. Quindi che vogliamo fare, ragazzi? No, mo, a parte come cazzate, io non voglio scammare la chat. Parliamo seriamente. Ha vinto il soldaggio. Se volete facciamo gioco della risata, però. Gioco della risata? Io rido subito, ragazzi. No, di più. Capito. No, deve essere almeno 20 minuti di gioco della risata. Almeno 20 minuti di gioco della risata. Grazie mille. Chi ho specificato era un round di gioco. No, due l'ha detto risata. Livio, se dura poco, l'ha detto. Se dura poco, due round, ha detto. Se dura poco. Ma non dura poco a prescindere dal gioco della risata. Vabbè, dipende. Ma non durerà. In realtà non è detto. Può essere pure che ridiamo tutti insieme. Tempo percepito o tempo reale? Secondo me il gioco della risata. Cioè, ma è scam pure per la chat. Ma sto chiedendo. Ma però siete sicuri, brutti maledetti? Cioè, ma che merda è che c'è Entosab per il gioco della risata? Scallettati. Io veramente. Mi fate il sondaggio con Lupus. Alle elezioni. Ma già hanno fatto. Però scusate, l'hanno fatti già due. L'hanno votata per meme, rifacciamola. C'erano soltanto gioco della risata. Ah, il primo era meme. Ok, allora ragazzi, parliamoci chiaro. Attenzione, sondaggio. In questo momento, esatto, tra Lupus e gioco della risata,
Però se quello vince esce, il gioco della risata, giochiamo, sì, e poi sì, non ve lamentate. E sì, quanto dura dura? Ma quanto dura dura? Sicuro. Se dura pochissimo, due round, ma non di più. In questo momento, preparate i telefoni. Livio, non mi puoi fare così, Livio, li conosco, comunque, Livio, sono la mia comunque, chat, cioè, così comunque così, più scam delle elezioni in Russia, Diciamolo. Ti pare che c'è... Clicca Marco, per favore, clicca Marco che c'è molta suspense sul Livio sondaggio. È l'oppositore di Putin. Grazie, eh. Ma come? Guarda, 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 guarda. Vabbè, guarda, regà, ma allora, mettiamo allora. Tesissimo, tesissimo, voto a voto. Va a votare. Ho votato il gioco della risata, ragazzi. Siete... Oh, oh, raga, veramente è un... No, Simone, no, sei un traditore. Simone! Oh, raga, Simone, è un'occasione unica, più unica che rara, ma siete seri. Bravo! Simone, io non c'ho parole. Cioè, ma siete seri? Oh, è una cosa che non ricapiterà mai più. Dai, ragazzi, ragazzi, un testa a testa incredibile. Attenzione. Ma vogliamo dire che a Milano... ci giocheremo tantissimo al gioco della risata tutti insieme al Cerbero Party. Cazzo, ragazzi, bello. 48 contro 52. Famo come... il riso contro la battaglia, chi vincerà? Famo come indovina chi, ci stanno tutti quelli sul teatro, quelli che ride tum 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 e li abbatti. Piano piano rimane solo uno. Ah, nel frattempo le carte ci sono eventualmente per Lupus. Mettiamo. Simone? Intanto mischiamo le carte, dai, poi se vince il gioco della risata lasciamo gli stessi ruoli. Lasciamo gli stessi ruoli. Dai, dai, cara carino, pure con sto VIP. Sei sicuro, Simone? Se vuoi lo faccio intanto... io il master. Dai, Simone è diventato un produttore musicale. Gioca, gioca. No, ma se gioca con me... Quindi che facciamo, Lupus? Non vuole cazzi, Simone, stasera. Cioè, ha vinto Lupus per non, non vuole cazzi, Simone, stasera. Ragazzi, io ho perso la fiducia in voi. Nell'umanità. Adesso voglio vedere se scrivete... scam il gioco della risata. Siete voi che non volete fare. Quindi... No, però, sapete, quindi un bilico, per favore. Adesso... Porca madonna. Adesso... Un secondo. Vi dico solo una cosa, ragazzi. Olè, mamma mia! C'è Lupus, che peccato! Mamma mia! No! Sentiamo Marco. Mamma mia. No, era il senso della vita, ma ormai è troppo tardi. Abbiamo rischiato. È andata così, è andata così. No, comunque volevo dire una cosa. No, più che altro, mo cazzata a parte, era per uno scamma che ha donato i sub. Cioè, magari veramente hanno donato 100 sub, poi la gente vota per meme non donando sub e scammi quelli. Però questo... questo è stato anche corretto, diciamo. Giusto, giusto. No, vabbè. Sarebbe stato scam. Sì, 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 sì. Vabbè, nessuno è stato... Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Se per caso non succede, ma se succede, arrivano 50 sub, si fa un round di gioco della risata. Ok, facciamo dice, così, oh, a 150. Magari voglio fare la sub oggi, casualmente arriviamo a 150, un round. Vai, okay. 150 sub, gioco della risata. Quanto siamo? 104, quant'è? Sì, 100? 104. 104. Per me vale tutto quello che succede fino a 20. No, voi non è che dovete, voi non è che adesso dovete per forza donare. Voi fate quello che vi pare. Però uno dice: ah, beh, magari la sabba volevo fare comunque domani, la faccio stasera. Non è propriamente un... I ruoli sono gli stessi di prima. C'ho un'idea, facciamo il gioco della risata mentre giochiamo al Lupus. Dai, i morti di Lupus fanno il gioco della risata. Il morto ridente. Allora, io l'ho vista, la mia carta bellissima. Livio è pronto a donare 50 sub. No, Livio, la prego, non faccia così, Livio. Grazie, Cocchi. Che i soldi non corrompano mai quello che volete o non volete fare, ragazzi. Ricordatevelo sempre. 5 sub, grazie Bombardino. Grazie. Io vi rovinerò. È un grande fan di Livio Bombardino, adesso, secondo me. Mamma mia, maledetti, guarda. Fatelo per Livio, ragazzi, allora, 150 sub. Immergiamoci nei... se i ruoli sono gli stessi di prima. I ruoli sono gli stessi e te l'ho detto almeno 4 volte, quindi. Andiamo. Ma i ruoli sono gli stessi di prima. Allora, io vorrei fare solo una domanda, poi partiamo. Alex, per Dio. I ruoli sono gli stessi di prima? Ok. Torniamo nella serietà, perché la risata ha perso oggi. Mi dispiace, Livio. Quindi è notte. Ed è notte, cala la tenebra in questo villaggio. So che... Oh, porca puttana, raga. Devi levare sto telefono di merda dal jack. Cristo. È notte, calano le tenebre. No, perché loro, no, perché loro non lo sentono, ma sente bzzz, perché tocca al jack.
È notte, calano le tenebre nel villaggio. Il buio. E cala un silenzio incredibile. I lupi aprono gli occhi. Che li lascino aperti perché li deve aprire anche il boia. Ok, scrivo un attimo che ho tre nomi da appuntare. Che chiudano gli occhi, che li apra il VIP. Si è accesa una luce per errore. Vabbè, il VIP, giusto. È un fulmine a ciel sereno per il VIP, lo spotlight, e chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi. Benissimo che li chiuda, intanto il chitano è stata taglia. Che il veggente apra gli occhi. Che li chiuda. Grazie Matteo. Grazie Matteo. Dai, 150. Ed infine il giustiziere. Che li chiuda. Ed è giorno. Eeeh, dai, è con questa terza partita. Dai, dai, olè, dai, perfetto. Sarà contento Davide. Allora, se no, Alex vuole questa notte, ti proteggerò io, Alex, ti proteggerò io. Ma non so se poi se in chat sentono. Lo stavo andando a buttare il secchio. Se Alex morirà questa notte, avremo già delle risposte. Voi non lo sentite. Sono il giustiziere, ucciderò Alex. Ok, lupo. No, non sono il lupo. Fammi capire se devo ucciderti fuori dal gioco o dentro al gioco. Uccidimi nel letto. Ok, va bene. Ti penetro con la spada. Allora, dato che la tristezza si è impossessata di questo studio, tu vuoi fare il simpatico con gli occhiali, ma sei il più triste di tutti. Anche tu. Anche tu, anche tu, tutti quanti. No, tu sei proprio il peggio di tutti. Davide è felice perché mi punirà con la spada laser. In realtà, in questo momento sono molto felice. Dillo al microfono ora. Allora, dillo ho senza detto piangere. Che dopo io sono villico e voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di uccidermi. Io sono villico. Cioè, io sono Tutankhamon, sono coperto da un mausoleo incredibile, c'ho una piramide intorno a Lupi, me, capito? Sapete quello che dovete fare? No, no, se qualcuno quello... mi indica, tu gli sposti la mano, Raga, hai capito? Mi sono proprio immaginata, Lupi che indicano Livio, Boia che indica Livio, Giustiziere che indica Livio. Challenge accepted. E se il Boia vuole usare contro di me la cosa... Ci venisse, io non la gioco questa vabbè, partita. Ci venisse il boia. Mi vuoi indicare? Indicami, io sono qua. Non ho paura. Allora, sono così. Lei è una persona. Raga, io lo so. Io lo so. Zitti. Sto così, con tutte le frecce di Cersei che mi vengono addosso. Vabbè, io ho rotto il cazzo. State un po' zitto, mo. No, devo parlare. Raga, io lo so che sono stata cattiva per due turni, ma in questo momento sono molto seria e invoco la protezione del cavaliere. Cavaliere? Il cavaliere protegga me, per favore. No, cavaliere... dopo che hai fatto sta cazzata, tu te la meriti proprio. Tu sei immortale. Ma tu lo fai apposta cavaliere, per buttarmi fuori! Cavaliere, non sto scherzando. Uno non muori, uno tu non muori. Tu lo fai apposta, vi voglio! Uno non muori, due c'è pure il rischio che sembri qualcos'altro che non è villico. Dai, raga. Spartani, no! Fate una ricca colazione, mangiate per lui, tanto, cavaliere, perché cavaliere, stasera ceneremo nell'Ade. Mi protegga. Prega che non sono un nuvolo. Let's go. Cala la tenebra. Attenzione! Che i lupi aprano gli occhi e indichino la loro prima vittima. Scusate, sono stato distratto dai vari colpi di tosse. Se potete per favore ripetere la vostra vittima. Che chiudano gli occhi. Che il boia apra gli occhi e determini. Che chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e decidi. Ok.
che chiuda gli occhi, che il veggente apra gli occhi e decida di chi indicare. Chiuda gli occhi, che il giustiziere apra gli uochi e decida. Perfetto, sono sorpreso. Chiuda gli occhi ed è giorno. Ah sì, scusate, io pensavo, non mi piace dare brutte notizie. Muore Livio. Non è vero, Livio. Regalo. Capace che il boia davvero che l'ha ucciso, perché cioè comunque si è spoilerato il ruolo. Sì, oppure sì. Cioè da cederemo nell'Ade. Il boia l'ha ucciso, i lupi non hanno ucciso nessuno. Io vi porto a picco con me. È più probabile che il boia ha pensato forse a un fake, ha detto no, questo mi vuole incurare. Secondo me Livio proprio palese non era fake. Era troppo spontaneo. No, ma sì, i lupi sono delle merde. I lupi sono delle merde vere. Sì. Ma infatti, guarda, veramente sono più portato a pensare che. Oh, tutti e due. Ma quindi i buoni vogliono già sapere chi è la prima merda? Va benissimo. Sì. Ma benissimo, sono tutti e due. Dai, veggente, dici tutto. Vai. E speriamo che il boia ha già ammazzato. Allora, se lì. Devo. Miliador. Lei non è. Secondo me potrebbe essere sì, Miliador. Io l'ho ucciso io. Perché lo farebbe per il meme che lo uccide. Anche per l'altra volta per il meme lo farebbe. Ma infatti pensavo che Luca, sì. Allora, appena ho sentito il porto lì, ho pensato mo accusano a me. Però hai riso in maniera abbastanza spontanea. Allora, anche io perché so che è la merda. È un po' meta, però diciamo il mio grande sorriso è appunto proprio per il fatto che non ho queste responsabilità. Okay. Quindi sto okay. Pure abbastanza gente, ci dica. Vai. Ovviamente il cavaliere continua a proteggermi, Meliador. Vabbè. Ok. Allora. Vabbè, l'avevamo un po' intuito. Questo è proprio il karma. Che stronzo che sei. L'hai ucciso te poi scommetto. Felicità. Vabbè. Allora adesso. Madonna mia, ragazzi, questa sera finirà malissimo, secondo me. Vengo a pisciare sulla piramide. Allora, ma non puoi parlare, io sono vivo, tu sei morto. Non puoi parlare, io sono vivo e tu sei morto. Si è scoperto così al primo turno. Andiamo avanti. Un attimo, non buttiamo in caciara. Prego, Sergio. Esatto, dico, attenzione, cioè questo è un piccolo problema perché il veggente si è scoperto al primo turno e il boia lo può uccidere anche se viene protetto. Certo. Ah, ma infatti, quindi, ma magari però il boia è già comunque ucciso io. Però abbiamo trovato una persona, quindi è giusto. Comunque è meglio il genio del male, secondo me vuole mettere in mezzo a me, quanto ci gioca. Ovviamente. No, secondo me vale la pena, c'è uno scambio che va a nostro vantaggio, però. Ci dispiace. Ovviamente morirò. Però guarda che il veggente vede pure se cioè il boia è visto come il lupo, eh. Potrebbe pure essere il boia. Magari sono il boia. Chi lo sa? Vabbè, no, per esempio ha messo di aver puntato Livio. Cioè magari l'ho puntato guarda boia. Beh, detto quelle magari l'ho puntato da boia. L'ho detto apposta. Probabilmente sì. Morirò perché se il boia non è morto. Però no, oppure, no, allora, fermi un attimo. Fermi un attimo. Silenzio, ragazzi. Oh. Allora, in realtà, se Meredith è il boia, non è male. Perché lo uccidiamo alle votazioni e lei guadagna un turno. Quindi non è male. Ok, vero. Allora, aspetta, probabilmente morirò. Perché se grazie, magico. Fatemi ragionare perché potrei morire. Allora, ragionare, mo. Sì. Che sei il pippega. No, aspetta. Allora, se è meglio adorare il boia, se è meglio adorare. Io sono salva perché sì, esatto. Il cavaliere. Perché te esatto. Se è meglio adorare un lupo, io sono fottuta. Quindi morirò. Chi devo vedere la prossima notte? Allora, facciamo un giro. Pure io. Gianluca, tu chi cosa sei? Villico. Girch? Io sono buona. Ok, Sergio? Anch'io sono buonissimo. Villico? Forse. Ragazzi, a me lasciatemi qua che va bene. Abbiamo giocato bene. Ok, abbiamo giocato. Oney. Billico. Se ci pensate sono buono pure io. Sì, volendo sì. Valutate questa opzione. Nel grande schema io guarderò.
Non dirlo. Tu cosa no, sei? Marra cosa sei? Non c'è l'insimo, se lo becco lo voto. Perché l'hai chiesto a tutti. Non c'è l'insimo, però, da. Non c'è l'insimo, lo so. Tu che sei? Ve lo dico? L'hai chiesto. Va bene, sono giustiziere. Ok. E l'avevo anche allora, detto... Nel grande sì, però mi fai finire? L'avevo anche detto durante il primo giorno. Ho detto, giustiziere, ucciderò Alex. Fermi tutti. Veggente, giustiziere... Qua hanno detto che c'è un ruolo, giusto? Che c'è il super VIP, però. C'è il super VIP. Però no, ma non approfondiamo, fidati. Non approfondiamo, okay. Allora, sono giustiziere... Ma è buono. Ragazzi, con calma, dobbiamo ragionare su una cosa, perché stiamo dando... Stiamo dando molte informazioni ai lupi, ok? Allora, nel caso in cui Meriador sia il boia, tu sei salva... E io sono morto, che poi in realtà dipende, perché il cavaliere potrebbe scegliere uno dei due. Comunque sparerò. Allora, raga, io siccome penso che Giorgia sia buona e che Max sia buono, guarderò Gianluca. Prego. Io dal mio piccolo essere villico penso. Non mi impappinare adesso. No. Penso di avere, cioè di sapere. Vabbè, no, forse. No, dillo. Parla. Io sono quasi fermamente convinta che i cattivi siano ovviamente Gianluca, Max e Meliodor. Perché? Se tutti hanno detto la verità, è perché nessuno è andato contro. Perché io mi fido di quello che ho sentito. So di essere villico. Quanti villici ci sono? Ragazzi, ma io non ho detto niente. Io non ho detto che sono villico, però. No, però per e comunque calcoli, se tirate fuori me, se prendete un granchio. Ci sono. Io comunque sto perché io ogni parola che dico, ragazzi, la dico tenendo conto del fatto che ci sia il boia, e sto di che stiamo a buttare un turno così, sì. Perché la sua mossa di ammazzare Livio per me era proprio palese, se vuole sto giro. Sì, però la tattica di Meliodor. Io vorrei fare una tattica di una sola cosa, per ammazzare il tempo. Ed è anche fondamentale. Ma la tattica di Meliodor era palese. Allora si va alle votazioni a partire da Gianluca, prego. Oney. Meliodor. Manco lo dico il tuo nome. Say my name. E voto Alex e muoio. Okay. Viene ucciso Meliodor all'unanimità praticamente ed è notte. Ciao, raga. Che i lupi aprano gli occhi e decidano. Che chiudano gli occhi, che il boia apra gli occhi e decida. Chiuda gli occhi, che il cavaliere apra gli occhi e decida. Chiuda gli occhi, che il veggente apra gli occhi e indichi. Che li chiuda. Infine che il giustiziere apra gli occhi e decida, se vuole. Perfetto, che li chiuda e che tutti aprano gli occhi, ragazzi. Quanti ti lasciano stanotte? Tre? C'è quattro, stato un'ecatombe, sì, cinque. C'è stato un'ecatombe, purtroppo. Uno morto dal giustiziere, uno dal boia e uno dai lupi. Muoiono. Io non ho capito e non confermo né nego quello che hai appena detto. Ok, vediamo. Muoiono Max. Ok. Alex. Ok. E Sergio. Sarò vivo? Buono, io ho sparato. Chi ha sparato? Max. Quindi siamo rimasti io, Girgio, Gianluca e Oney. Ma posso capire perché? Siamo rimasti noi quattro. Cioè, perché Max? Perché io ho creduto a voi buoni, che avete detto di essere buoni. Quindi ho creduto a lui buono, lei buona, tu buono e Sergio super buono. Ha detto di essere. Ok, quindi sei andata esclusione. Quindi per esclusione io consideravo Livio villico, l'altra sono io. Quindi dovevano essere Meliodor. Tu sei villico? Io sono villico. E quindi Gianluca,
Max e Meliodor erano i tre che avanzavano da me Billica. Se vabbè. Livio effettivamente, però Livio se no poteva essere perché il Boia. Perché chi poteva essere Livio, scusa? O voi state fegando il ruolo di Livio. Però Livio è uscito dicendo sono il Villico. Quindi io non ho fegato nulla fin dall'inizio, raga. Tu cosa cioè, sei? Non, te l'ho detto 3000 volte, sono Villico. Però se i Villici sono due o fegava sono Livio. E ho pure sentito che all'inizio era un po' una messa in mezzo. Lasciamo perdere. No, no, qua non lascio perdere nulla perché mi sto anche un po' irritando, francamente. No, quindi o sei Villico tu e quindi fegava Livio. E lo siamo io e te, secondo il mio punto di vista da Villico, appunto. Oppure tu stai fegando l'essere Villico. Io però mi sono affidata molto a quello che ha poi detto. Poi rimangono Livio. A Vivi. Chi è il terzo? È morto Sergio? Sì. Mm. Che ha detto di essere super buono. Però scusa, non è possibile. C'è qualcosa che non mi guarda. Perché Alex è morta. Ok. Quindi c'è il Boia. Appunto, sono tre i cattivi. Due lupi e un veggente. Max, secondo me Max, Meliodor e Gianluca. Non è possibile. Ah, tu dici che Max può aver ucciso da lupo stanotte o da boia? Allora, diciamo una cosa. Io in realtà avevo poche informazioni sui rimanenti. Dovevo sparare per forza. Non so perché ho avuto l'impressione che il cavaliere fosse morto. E il fatto che siano morte tre persone stanotte significa che è così. Quindi Max secondo me stava fegando il cavaliere dicendo lassate me sta. Però non lo so, magari ho fatto una cazzata, ma comunque avrei sparato a caso, perché tanto le informazioni che avevo erano poche. Gianluca, il riso spontaneo, che comunque poteva anche essere successivo alle nostre risate generale e a Livio. Grazie Erfaina, grazie mille Damianone. Grazie. Io francamente dopo partire prima non voglio riperdere come un idiota, se non me ne vado. No, ma tu in realtà mi sembri abbastanza buona e lei mi sembra buona, quindi... Giorgio, dici un po'. Io attualmente sono l'unico confermato buono, quindi dovete convincere me. Io prima ho detto sono buona. Giorgia effettivamente quanto zitta buona? Zitta buona buona. Io sono il cavaliere e ho protetto Alex dall'inizio. Nonostante ciò okay. È morta dal boia come previsto. Quindi Alex è stata uccisa dal boia. Max da me e Sergio dai lupi. Posso dire che non ci credo. Secondo me verrà votata da un morto. Ci vogliamo scommettere i soldi? Vabbè, io ve lo dico. E mi ci giocherei i soldi in questo. Giorgia, mi ci giocherei i soldi. Significa che ne sono sicuro al 100%. Che te devo dire? Poi non posso dire perché comunque la vedo. Cioè io guardo là, guardo qua e diciamo che vabbè, sicuramente votata da un morto, perché due cattivi sono morti, Meliodor e Max. Io sono il cavaliere. Vabbè, escludendo Meliodor, che non sarà Meliodor il cavaliere morto. Cioè, perché stai proteggendo Giorgia? Perché io mi sono fidata del fatto che lei è buona e nessuno ha detto che lo è, cioè nessuno gli ha detto no. Non è possibile che tu anche sei buona adesso ho detto che il cavaliere chi poteva essere? Conosco bene come gioca Giorgia palesemente cattiva. Tre morti, io sono il cavaliere. Nessuno di noi sta dicendo che non lo è. Ho protetto Alex all'inizio, da quando lei ha gara, detto già mi sto... Da quando Alex ha detto che il cavaliere mi protegga, mi ha anche guardato dritto fisso negli occhi e secondo me lei l'ha capito, per questo poi ha detto Giorgia è buona. Sì, secondo Giorgia, me chi è il cattivo? Ma noi quattro. Non lo so. Giorgia, chi è il cattivo? Se ci pensi così tanto, secondo me sei cattivo. Greve. Che informazioni. Secondo me è che non voglio dare una sentenza. No, ok, però dammi tra One e Gianluca. Credo Gianluca. Però non capisco lei il dare per scontato. Cioè, io penso di essere abbastanza sicuro. Io volevo solo chiederti, secondo te chi è il cavaliere? Se non è Giorgia che fake. Un morto. Chi potrebbe essere tra i morti? Max. Sono io il cavaliere. Io sono il cavaliere. Ora faccio il meme senza Simone. Secondo te Gianluca perché? Perché te sei sicuramente buono. Francesca non so come gioca, non riesco a inquadrarla. Mi fa strano semplicemente il fatto che abbia votato Max così senza... Cioè lei prima ha detto sono Meliodor, Gianluca e Max, così ha dato la sentenza. È una cosa molto difficile da fare, dare una sentenza.
Quindi mi sembra un atteggiamento da cattiva. Però allo stesso tempo anche Gianluca che mi accusa. Da chi si parte con i voti? E prima siamo partiti da me, se non quindi si parte da Meriador. Ok. Io credo che Giorgia sia il lupo, ma pure vediamo io un attimo come si muovono i morti. Vabbè. Io voglio vedere come vota Max. Però in realtà, Sergio. Allora, sì, va bene. E tanto ragazzi, cioè nel senso questo è. Prego, Miliadors. Marra. Gianluca. Gianluca. Giorgia. Gianluca. Quanti voti c'è Gianlu? Non lo so, però veramente guarda, mi sto incazzando come una iena. Mi sto irritando come un babbuino. Oni. Così poi decide Marra. Uno Giorgio, uno Oney, uno 3 Gianluca, giusto? Boh, 3-4. Giorgio. Gianluca. Giorgia. Gianluca, Giorgia, ballottaggio. Io sono il cavaliere. Il cavaliere è Max. Io sono il cavaliere, ho protetto Alex. Il cavaliere Max, però qua ho paura pure che perdiamo, perché Max Marra l'ha ucciso. E questo è il problema, quindi è un po' incasinata. Io non so perché mi sono preso tutti sti voti, francamente non capisco, pure se io a quanto pare dovrò perché rivedere. Sei cattivo tu Gianluca, perché rivedere, sei cattivo sì, tu, perché io sono il cavaliere. Dovrei rivedere il mio modo proprio di giocare, perché pure all'inizio ero buono, ha avuto diciamo qualche vibes, io vengo sempre visto. Io sono il cavaliere. Va bene, facciamo così, votate. Io ho finito la mia ring. Va bene. Io sono Villico, lei è cavaliere, quindi dovreste ammazzare me, prego. Gianluca. E vincono i villici. No, non significa niente. Entrambi cattivi. Quindi chiunque avrebbe guardato Alex avreste votato. E se lui fosse All Boya e lei il lupo avremmo vinto noi. Cioè non significava sculato, niente il tuo averlo guardato. Stavi andando contro prima il lupo di discutere diciamo i ruoli. Lei vincevamo. Allora i ruoli sono Lupi, Meliador e Gianluca, Boia, Giorgia, Vip, no, Sergio, se cavaliere, facevo... Max, veggente, Alex, sì, giustiziere, Marra. Io dovevo fingere di essere cavaliere. Io confidavo su Marra che ti ammazzava a te, Gio. Ma come ti permetti? Mi fidavo di te. Io ho trattato subito. Però, infatti, ho difeso sempre solo Alex. No, comunque, oggi ragazzi, io là tanto non avevo informazioni. Dovevo sparare. Giorgia lì per lì non mi sembrava sospetta. Ho detto o te o Oni o Gianluca. Però Gianluca in realtà ha giocato molto bene, perché mi sembrava spontaneo lui. No, ma infatti allora Alex ha sculato perché io ha visto Meliador. No, ma poi a un certo punto infatti è stato assurdo, perché ho detto va a finire che sono tutti e due cattivi. Esatto è assurdo, perché 50-50. Passa la voce un attimo, ha detto malissimo. Perché Giorgia palese cattivo quando gioca così. Però grazie mille già, è stato molto strano. È stata molto strana la sua certezza. E adesso ha votato Gianluca. E quindi, ovviamente, non, se lei fosse stata cattiva, se saremmo andati in loop, avremmo perso. No? Non lo so, è stato molto strano. Io non sapevo più come farvi sentire. L'unica cosa era. Allora, siamo stati sfortunati perché ho iniziato a votare io. Se hai votato da lì, Apposta l'ho chiesto io. Perché se avesse votato subito Alex, avresse votato quasi tutti Gianluca. Oh, 3-3, datemi sti punti rana. Oh. E quindi noi avremmo mandato al ballottaggio un altro. Cioè, il problema è che se andate al ballottaggio voi due. Cioè, dovete mandare al ballottaggio uno. Ma banalmente, anche se veniva al ballottaggio lei, magari Marra buttava fuori me. Ah, no, cioè, certo, capito? Certo. Il fatto è che dovevamo cercare di fare un ballottaggio a due. Io a un certo punto ho votato. Cioè, io qua adesso ho votato Gianluca per coerenza, ma. Cioè, no, perché volevo mandare entrambi. Però tu hai votato Gianluca a caso, dovevi votare. L'ho visto. Lei l'ha visto. No, giusto. Vabbè. Però il fatto è che poteva aver visto il Boia. Però poi avevi visto il Boia. E quello è che non cambiava niente. Sì, soltanto che ovviamente. Cioè,
sì. La fortuna, sì, è stata che io ho detto che guardavo Gianluca, perché quando c'era quel giochetto del Chiride per Livio faceva la stessa cosa che facevo prima io. Scusa, con scusa ma perché lui ha votato me, sì. Perché tu non hai votato me? Perché era infatti, ma poi Gianluca votava me, andava a fare un però votava una cosa. Lei non avrebbe mai votava solo. No, aspetta. Ma poi voglio dire una cosa, scusami. Sì. No, tu stavi a due, giusto? Sì, un lupo. No, beh no. Ascoltami un attimo. Un lupo. Posso dire questa cosa un attimo? Un lupo non si espone mai, cioè io da lupo non andrei mai a votare a te che sei palesemente buono. Io mi devo far credere da te. Cioè la migliore opzione per farmi credere lupo è giocare come se io fossi buona, che è come io gioco quando sono guarda, lupo. Guarda, c'è solo una cosa. Non è che lei era forte di Gianluca. Io ti dico una cosa, sai secondo me perché avremmo vinto? Perché se tu voti Davide, anche se Davide vota te e vai a due voti, Alex ha detto dall'inizio che doveva votare Gianluca, avrebbe votato Gianluca. Appunto. Gianluca vota me, esatto. E poi io vado al ballottaggio. Però in realtà il fatto è che lì Alex avrebbe dovuto capire e votare te. Esatto. Però secondo me Alex avrebbe votato Gianluca. Alex avrebbe votato Gianluca perché Alex, stavo dicendo se Alex prima, conferma Gianluca vado al ballottaggio io. Stavo dicendo prima. Sì, ma esatto. Avrebbe scelto Oney perché anch'io avevo due voti. Stavo dicendo prima che Gianluca avrebbe scelto solo lei. No, ce ne avrebbe avuti tre Marra. Se tu voti Marra e Davide, Gianluca vota Marra, va a tre voti. Ma Gianluca perché l'ultimo e io Gianluca. Due cioè, quindi non andavi non andavo perché cioè, ti ricordi due prima come facevo con te ti parlavo e quindi vincevi perché cioè, andavate voi due e mandavi il loop dall'inizio identico sì. A meno che Alex non vota però per esempio secondo me ci siamo incartati pure perché quando io ho detto qua hanno detto che ci stanno troppi ruoli e tu mi hai detto non dà più informazioni in realtà lì dovevamo un attimino lì ce l'avevamo in mano perché io ero il cavaliere il giustiziere era uscito chiamato che era Giorgio no che... però tu hai detto non diamo più informazioni hai sparato a me no tu non l'hai sgamata hai sparato a me. Non mi dovevi sparare a me se noi fossimo. No, l'ho chiamato al turno dopo di giorno. Ma dico. Noi se avessimo portato avanti la cosa, io quando ho detto aspetta, sentiamo un attimo, tu mi hai detto non diamo più informazioni fermi. Noi avremmo capito che lei stava fakeando. Io infatti io credevo che tu volessi estorcere informazioni. No, vive. Ma va no. È quello che ti ho sparato. Vabbè, Max, il fatto è che poi il fatto è che Marra deve andare a credere a te o a credere a lei. Ma sì, cioè, ma tanto. Ma, ragazzi, ma la cosa è questa che. No, ti ho ammazzato io a te. Sai, io perché il fatto è che ho giocato molto da buono, ragazzi. E ho detto. Hai fatto bene. Devono rimanere in quattro, non ci deve essere il Super VIP perché il Super VIP vale due e non fa il anche ballottaggio. Anche se forse avrei ucciso me. No! Perché ero buono confermato però. Però il cavaliere poteva salvarti a te. No. Sì. Non dal boia. Alla ma al boia ammazza Alex, quindi no, io da cavaliere salvo te. No, beh, ci sta. No, io devo scegliere tra voi due. Ma chi mi ha ucciso? Il boia. Io ho provato, no, io in realtà ho rivotato Alex perché ho pensato, ero sicuro che tu fossi lupo. Però ho pensato, dico, metti che lui era il boia invece che il lupo. Certo. Ho detto prova a salvare Alex. Chiudiamo, perché Marco deve scappare e tutti dobbiamo andare. Grazie mille a tutti, ragazzi. È stata un'esperienza incredibile quest'anno con voi. Addio, per addio. Sempre. Non ci vedremo mai più. Casomai non ci rivedessimo. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Grazie al Master Simone. Grazie a Meliador. Grazie a Oney. Grazie a Livio Marcone, Max, Sergio, Girge. Senza questo team nulla sarebbe possibile. Ricordatevi che nella vita è importante il team e soprattutto chi c'è dietro la macchina da presa. Colui che non si vede ma tutto sa. Ciao! Ciao! Bella. Che scam, siamo arrivati a 100... Aspetta, quanto stiamo? No, c'è 143, a voglia a te. Ciao! Ci vediamo a Cerbero Party! Ci vediamo sabato, punto esclamativo Party! Che squali, state arrivando! Strano, merda, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.